Buongiorno a tutti, a breve inizieremo il webinar relativo alla quinta giornata del corso di formazione sul paesaggio veneto e attendiamo solo ancora qualche istante per permettere a tutti di collegarsi. E nel frattempo mi scuso per l'attesa e vi auguro una buona lezione, una buona mattinata. Allora, buongiorno a tutti. Direi che adesso vediamo che sono collegati più o meno 43 corsisti, quindi più o meno abbiamo un numero sufficiente per dare l'avvio alla giornata. Come anticipava giustamente Elena, ci scusiamo per il leggero ritardo, ma siamo consci del fatto che sarà una giornata intensa e quindi tutto questo tipo di classi che ormai logistiche problematiche verranno risolte con la bellezza e le tematiche della giornata che tratteremo oggi. Oggi siamo alla quinta giornata di formazione del corso sul paesaggio veneto e precisamente ci collochiamo nel secondo blocco tematico che tocca la relazione fra ciò che riguarda le questioni paesaggistiche declinate in ambito rurale. Abbiamo iniziato la settimana scorsa parlando all'interno della quarta giornata di come il turismo, il paesaggio e il patrimonio rurale siano fortemente correlati, quindi l'uno possa rafforzare l'altro in modo sia dal punto di vista accrescitivo, di contorno, di quadro in cui si inseriscono determinate dinamiche, ma soprattutto di come il valore intrinseco del paesaggio entri in maniera rilevante all'interno di quelle che sono anche delle opportunità economiche e di valorizzazione dei prodotti che lo stesso territorio può offrire. Il professor Tempesta ha aperto la giornata facendoci toccare con mano la differenza e il valore di come il paesaggio entra all'interno di una produzione economica, un'offerta turistica in maniera sostanziale. Se vi ricordate anche la semplice differenza di una camera che affaccia su un bel paesaggio o quella che non lo percepisce, cambia radicalmente il suo prezzo, il suo valore. Quindi vediamo come il paesaggio non diviene solamente una cornice, un contorno di sfondo, ma entra proprio nella costruzione anche di un'offerta e di un tipo di sviluppo. Oggi passiamo a livello di filo conduttore in un ambito che allarga la scala e prova a tenere insieme il paesaggio all'interno di una scoperta del territorio costruita attorno a degli itinerari. Gli itinerari utilizzati in forma differente acquisiscono un valore nel momento in cui sono essi stessa traccia di percorsi che entrano nel paesaggio e allo stesso tempo il paesaggio costituisce un elemento di guida per costruire gli stessi itinerari. Avremo una giornata molto intensa con una prima lezione, una prima presentazione del professor Francesco Vallerani dell'Università Ca' Foscari di Venezia e una serie di casi studio che ci faranno vedere come l'esempio e la costruzione, l'analisi di itinerari stratificati e strutturati all'interno di diversi territori hanno portato a garantire in forme differenti una scoperta, ma soprattutto una delocalizzazione, mettiamola in questo senso molto ampio, di politiche di sviluppo, soprattutto locale, che hanno permesso di valorizzare le peculiarità naturalistiche, patrimoniali, ambientali di territori che, grazie alla loro caratterizzazione paesaggistica, sono riusciti a essere anche ritrovati, rivisti, valorizzati in forma innovativa. Senza rubare altro spazio, do la parola al primo dei nostri invitati di oggi, che è il professor Francesco Vallerani dell'Università Ca' Foscari, il quale è responsabile della cattedra UNESCO Acqua, Patrimonio e Sviluppo Sostenibile. Nella sua, diciamo, nel suo percorso di ricerca ha sempre cercato di tenere insieme le dinamiche appunto di relazione fra
i processi geostorici e culturali che hanno storicamente determinato le qualità e i quadri di evoluzione ambientale. Faccio un piccolo inciso prima di lasciargli la parola. A breve avremo anche il piacere di averlo come invitato a Venezia all'interno delle altre attività che svolgiamo insieme alla professoressa Arreo all'interno della didattica frontale, a presentare il suo ultimo libro che ha scritto, che si chiama proprio appunto I piaceri della villa, vivere e raccontare la campagna tra abbandoni e ritorni. Credo che sicuramente magari anche i contenuti del libro verranno citati all'interno della presentazione di oggi, proprio per il tema rilevante che questo volume tocca all'interno della relazione tra paesaggio, città, cultura e soprattutto visione di un futuro che tiene sempre più in considerazione la relazione fra benessere, qualità della vita e paesaggio. Professor Vallerani, non le rubo altro tempo e le lascio la parola. Grazie, ora tento di condividere lo schermo in modo che si possa in qualche modo procedere. Allora, si vede la condivisione? Bene. Sì. Allora, grazie per essere stato invitato a questo partecipare al corso. Ringrazio Matella, ringrazio la generosa presentazione di Filippo Magni, saluto i corsisti. E, avendo saputo adesso che sono stato preceduto da Tempesta, è chiaro che vi saranno delle sovrapposizioni leggere su alcune tematiche che io cercherò comunque di approfondire dando il taglio appunto in base al titolo Itinerario Turistici e Paesaggio, quindi cercherò di introdurre appunto la tematica del paesaggio rurale adeguato alle nuove opportunità per attraverso la mobilità alternativa. Aspetta, metto in condivisione, in presentazione. Grazie mille. Scusate. Vedo che stenta ancora. Ecco, così si vede meglio. Perfetto. Allora, la parte, il turismo nei paesaggi agrari, come avevo detto, sicuramente è un tema che coinvolge le competenze e le finalità del corso. E volevo appunto sottolineare l'aspetto interdisciplinare come vari persone che si sono succedute nella didattica, vi sono varie appartenenze, proprio perché la complessità dei paesaggi agrari lo prevede. Quindi abbiamo una geografia fisica che è fondamentale per cogliere le diverse morfologie e poi c'è tutto l'aspetto culturale, cioè di sedimentazione delle evoluzioni trasformative che hanno portato alle odierne fisionomie, ma soprattutto vi sono anche degli aspetti non solo materiali, ma anche immateriali, che sono fondamentali, l'aspetto immateriale, proprio perché tocca la sfera delle percezioni, dunque tocca quello che riguarda le scelte, anche se volete le decisioni che intervengono nella organizzazione dello stesso paesaggio, del paesaggio rurale, che diventa, dunque, si trasforma in paesaggio culturale. Quindi, in una diciamo un intervento da parte di operatori che sono nelle singole realtà comunali, è importante sempre partire dall'aspetto storico. Poi vi sono degli stili di vita che condizionano, se vogliamo, a livello quasi macro geografico, che sono le tendenze in atto, ve la dico subito già la parola chiave, neoruralismo, cioè tutto ciò che porta a una nuova visione del paesaggio rurale, che si connette poi alla quotidianità di ognuno di noi. Allora, evidentemente noi dobbiamo tener conto, ed è questo che noi vorremmo fare, cioè di quelli che sono ciò che resta dei paesaggi rurali storici, paesaggi che possono essere ritenuti al di fuori del grande gioco economico-finanziario, ovvero le policolture. La policoltura, come in questo caso, avete molteplici produzioni che coesistono in una superficie molto ristretta.
quindi la famosa piantata veneta, la piantata padana o l'alberata toscana, cioè sono tutte tipologie in cui abbiamo diverse modalità di occupazione del suolo. Quando poi si mantengono anche certi edifici, è evidente, cioè dei segni minori di, che ci richiamano all'evoluzione del passato, voi capite bene che il valore aumenta. In che senso? Nel senso della turisticità, cioè di quello che poi mette in moto il processo di desiderio da parte di un visitatore, non solo per fruire dei prodotti, ma anche per fruire della bellezza di ciò che si vede, perché sono i cinque sensi che vengono coinvolti, quindi anche gli odori, i suoni, che connettono ed elaborano una più completa percezione dei luoghi. Quindi l'attrattività è indubbia, in un paesaggio che presenta dei prati stabili, come in questo caso, con delle siepi che dividono, sono paesaggi che ci richiamano, per esempio, la cartografia di Cristoforo Sorte, quel territorio del Trevigiano, dove abbiamo tutte le piantate che lo suddividono. Dopo vi sono anche altre modalità di produzione che non solo hanno diciamo il suggello della qualità, ma anche quello della bellezza. Non vergogniamoci di usare la parola bellezza, che talvolta viene sempre con pudore, non ci si affida a questo termine, in realtà direi che è fondamentale. E qui abbiamo un po' una complessità terminologica. Quando parliamo di turismo rurale, cioè cos'è la ruralità rispetto all'agricoltura, cioè paesaggi agrari, paesaggi rurali? Qui c'è una vastissima produzione bibliografica che racconta queste antinomie oppure questa complessità terminologica, che noi però per comodità possiamo riassumere col dualismo città-campagna, che sembra arcaico e in parte lo è, però come ho scritto nel testo che è stato menzionato da Filippo Magni, è un tema che risale nel tempo fino all'età romana, quando cioè c'è il fenomeno della villa, la villa romana, cioè queste persone, che abbienti, che potevano distaccarsi dal caos di una Roma capitale imperiale in cerca di un qualcosa che sia non solo per il restauro della mente, ma anche per l'attività agricola, ecco, la buona georgica, questo concetto molto interessante che ritroviamo in molta letteratura latina, che poi crea i fondamenti per una replica culturale di un modello interpretativo proprio di ciò che non è città. Quindi abbiamo anche, oggi con la mia relazione ci occuperemo di ruralità non agricola, quindi paesaggi post-produttivi in ambiente rurale. Abbiamo dunque un ambiente, una situazione che uniforma gli stili di vita, quindi i neorurali, il turismo rurale, ha bisogno di alcuni punti fermi per definire la propria struttura e il proprio modello di fruizione di questi territori. La definizione statistica del concetto di rurale è un tema, solo questo serve un tema per un corso, perché vi sono, in Francia abbiamo delle valutazioni rurale sotto i 2.000 abitanti, municipalità di 2.000 abitanti, però ci sono anche valori di densità di popolazione, valori di percentuale dei settori economici, perché abbiamo delle ruralità in Inghilterra dove il settore primario è poco sotto il 2%, anche ancor meno. Quindi non è facile la definizione di questi concetti. Infine c'è questa ambiguità corrente quando si identifica la campagna con la natura. Quindi andare in campagna più vicino alla natura. Questo spesso lo si legge nella pubblicistica popolare che cerca di raccontare cos'è la vita in campagna. Si sa benissimo che la vita in campagna è tutt'altro che natura. Gli impatti sono molteplici, l'uso di meccanica agraria piuttosto che di chimica agraria ci raccontano invece che siamo molto lontani, talvolta più vicini alla natura, alcune aree interstiziali urbane addirittura, piuttosto che una campagna lontana dai centri urbani dove si sono adottate delle metodologie della dell'agroindustria.
Un aspetto da notare a livello generale, a livello globale, che avrete sentito sicuramente parlare, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, è la, ormai da, adesso non vorrei sbagliarmi, da quasi un decennio, che la percentuale di popolazione che abita in centri urbani, cosiddetti urbani, ha superato di gran lunga quella che vive nei centri rurali. Questo è evidentissimo nei paesi meno sviluppati, dove abbiamo queste agglomerazioni spaventose, le metropoli del futuro, vi nomino solo Lagos in Nigeria, oppure il Cairo, sono città che sicuramente andranno verso, non esagerando, oltre i 15-20 milioni di abitanti. Quindi abbiamo queste concentrazioni che spopolano la campagna. E poi, ma questo è un discorso molto ampio, io per ora mi fermerei al nostro tema, dove ancora abbiamo dei movimenti che si chiama controurbanizzazione, che soprattutto negli anni 70 negli Stati Uniti hanno alleggerito la carica espansiva delle grandi metropoli. Quindi la grande metropoli modernista di Londra, Parigi, sono metropoli che in base si sono tutto sommato mantenute entro un peso demografico piuttosto contenuto, e ben conoscete magari tutto il fenomeno delle new towns, cioè di alleggerire esternamente. Alcune bibliografie che potrebbe esservi utile, questa ve la consiglio davvero, che è Pierre Donadieu, Campagne urbane, nuove proposte di paesaggio della città. È dal 2015 con Milano Expo che si parla di questa urban food policies, cioè queste città che possono diventare, negli ambiti periferici non urbanizzati, delle modalità produttive, economiche, agrarie. Pensate solo che la Milano Sud, nel comune di Milano, abbiamo oltre una ventina di cascine dove si producono, c'è la produzione, sono risaie, animali da carne, da latte, quindi effettivamente siamo in ambiente urbano. E quindi è un ambito ibrido molto interessante da considerare. In poche parole, anche nell'area veneta è possibile riscontrare di queste tipologie. Il testo di Valerio Merlo è un testo un po' datato, però è molto interessante perché è uno dei primi testi in cui si accenna al concetto di rapporto tra neoruralismo e città, in cui proprio si esprime queste tendenze in atto attraverso, studiando le percezioni degli abitanti in città, questa spinta che non è nuova, ma è diventata sempre più diffusa, perché anche negli anni 30 vi erano dei movimenti culturali di ricerca del villino extraurbano per poter avere l'orto, per poter avere delle pratiche agricole di sussistenza che integrasse il budget familiare. Vi menziono solo un caso, Piazzola sul Brenta e tutta l'organizzazione urbanistica di Camerini, quindi questa struttura di case singole in ambiente. Queste sono persone che lavoravano negli edifici, in tutte le fabbriche tessili di Piazzola, questa company town potremmo definirla, dove abbiamo dei modelli di avvicinamento delle percezioni urbane al mondo rurale. E proprio in quegli anni ho riscontrato una grande diffusione di piccoli manuali, anche la Oepli, su come tenere un pollaio, l'orto, come organizzare delle coltivazioni domestiche, il vino in casa. Sono tutti manualetti che tra gli anni fine anni 20, inizio anni 30, sono abbastanza diffusi nelle famiglie che volevano intraprendere questi percorsi di esistenziali. Più recente abbiamo Corrado Barberis, ben noto, studioso di statistica rurale, che parla proprio della rivincita delle campagne. Il libro è di un decennio fa, che già ha capito, ha colto i meccanismi in atto. Ilaria Agostini si occupa anche della rinascita rurale, ma in questo caso la Agostini, che fa parte della Società Italiana dei Territorialisti, che potete accedere anche attraverso la rete e scaricare le pubblicazioni, sono open access, per cui potrete vedere quanto stanno lavorando, si sta lavorando anche a livello accademico, per ricucire il rapporto tra città e campagna, soprattutto in un'ottica di rifondazione urbana, cioè di restituzione non tanto di produzione di cibo, di rendere autosufficienti i centri urbani,
quanto di rewilding, cioè di ridiffondere, di riforestazione urbana per trattenere, per modificare e mitigare gli effetti delle ondate di calore, che sono uno dei grandi temi che un po' stanno turbando molte municipalità, proprio per far fronte agli anni a venire. Testi più recenti che si occupano proprio di rappresentazione culturale, quello di Michael Woods, abbastanza famoso, Rural, dove parla proprio delle tematiche legate al mondo anglosassone, quindi è bene anche fare un confronto. Mondo anglosassone vuol dire non solo Gran Bretagna, ma anche quello che accade in Germania, nei Paesi Bassi, in Belgio e nella costa occidentale e orientale degli Stati Uniti. Poi il testo di cui è già stato menzionato. Dunque, vediamo la turisticità nella città diffusa. Allora, non è agevole definirla, soprattutto in contesti in cui, come il nostro paesaggio veneto, ci troviamo a seguito di decenni di consumo di suolo, decenni di ricerca delle plusvalenze, quindi cambio destinazione d'uso, e tutta una serie di impatti ambientali di cui siamo tutti ben coscienti, ma poi alla fine abbiamo una perdita di competenze naturalistiche. Ecco, lavorando con gli studenti anche del primo anno, ma anche quelli delle magistrali, io devo far sempre un seminario di botanica per riavvicinare questi studenti al riconoscimento banalissimo degli alberi o degli animali che vivono in città o in campagna, cioè delle dinamiche, per capire un po' la biosfera, che sappiano orientarsi su questa apparente omologazione. In realtà così non è, perché vi sono dei ritorni di fauna, ma anche di flora, perché ho riscontrato una gravissima, soprattutto in queste giovani generazioni, che magari frequentano i Fridays for Future, queste iniziative di consapevolezza climatica, ma hanno un'amnesia biologica, cioè non conoscono le scienze naturali. Adesso non so se anche lo IUA sia così, ma almeno in varie corsi di laurea, che non sono ovviamente di agrario, di biologia, io parlo di scienze umane, scienze umanistiche, un minimo di infarinatura biologica ci vorrebbe. E c'è tutta la questione, adesso qua scorro un pochino, sui assidiari come linea di diffusione urbana, questi sono i famosi scatti sulla pedemontana, piuttosto che la zonizzazione industriale intensiva nelle aree del nostro territorio, dove abbiamo l'agricoltura, l'agroindustria che si connette con l'attività del settore secondario o anche della logistica. Tant'è che il caro estinto Eugenio Turri parlava proprio di alluvione cementizia, una delle sue icastiche più efficaci definizioni di quello che stava avvenendo nella cosiddetta megalopoli padana, perché lui l'ha considerata da Torino a Trieste in sostanza. E poi le famose varianti di piano, cambio di destinazione d'uso, anche nonostante la legge del 2018 sul contenimento del consumo di suolo, purtroppo troviamo ancora queste vicende di iniziative, non c'è una razionalizzazione, ve lo dico come proprio lavoro sul campo che faccio costantemente, un lavoro doloroso però, andare a vedere questo spreco di suolo per iniziative, quando abbiamo anche capannoni abbandonati che non vengono riutilizzati, ma se ne costruiscono di altri. Cioè sono queste distorsioni che poi vengono addolcite, trasformate con questo linguaggio iconico un po' abbastanza che mette sotto sopra, perché tutti sanno cos'è la provincia di Treviso con il consumo di suolo. Chiaro, c'è anche le colline del Prosecco, ma tant'è. E poi abbiamo queste strane ibridazioni, edifici multipiano, cioè appartamenti, in area agricola. Quindi modalità esistenziali anche, che vengono in qualche modo suggerite, per tenere forse per calmierare i costi, che coesistono con ultime produzioni che però sappiamo tutti bene cosa sta accadendo all'invecchiamento della popolazione agricola. Però dopo, in Veneto, la turisticità veneta effettivamente può avvalersi di alcuni punti fermi. Ci sono alcuni, chiamiamole, punti di attrattiva piuttosto forti,
che identificano il tutto con una parte, non è proprio una sineddoca vera e propria, però comunque dobbiamo tenere conto, soprattutto per, come diceva Ippolito Nievo, nei confronti del Veneto, che è un piccolo compendio dell'universo, cioè è qualcosa che sintetizza una vasta serie di tipologie geomorfologiche che lo rendono particolarmente attrattivo. Quindi turismo rurale viene considerato rigorosamente, attenendoci alle terminologie, anche il turismo in montagna, il turismo in laguna. Il turismo balneare ha una sua specificità ben distinta, però si parla di agriturismo anche in alta quota. Quindi vi sono le malghe, basti pensare alle vallate del Parco delle Dolomiti Bellunesi o dell'Alto Adige o del Trentino. E poi vi sono altre le tipologie che si complessificano ancora, quindi il lago, i coniugali che avevamo già visto. Dunque c'è qualcosa, ovviamente, persiste, in cui abbiamo produzioni, abbiamo produzioni, opportunità di alloggio, degustazioni, quindi tutto questo va tenuto conto. Allora, nella valutazione, anche se volete economica o generale, della qualità di questi fenomeni, bisogna tener conto i processi di artificializzazione, quindi come attutire i danni ambientali e andare oltre i valori ambientali quantificabili. Quantificabili significa come si possono valutare per esempio, si possono fare dei censimenti delle case rurali tradizionali che si sono mantenute. Per esempio, abbiamo lavorato sulle città murate, definendo il Veneto come una delle regioni europee col maggior numero di perimetri murari medievali, un po' come quello che ha fornito le caratteristiche a Padova per diventare sito UNESCO, in base proprio alla vastità, banalmente, brutalmente, in metri quadri di superficie affrescate. Ecco, quindi il valore economico totale si misura, valore estetico ovviamente, e affettivo memoriale. Perché no? Assolutamente. Nel senso che molti turisti rurali praticano delle visite di ritorno, in quanto erano nativi rurali, si sono trasferiti in città. Ci sono anche queste dinamiche del ritorno, non dico le origini, però a delle consuetudini ambientali, esistenziali, che li collocavano in ambiente decisamente contadino, diciamo così, anche se la parola contadino è un po' eccessiva, soprattutto alla luce del cambio generazionale, anche se abbiamo moltissimi casi di giovani che sono ritornati alla pratica agricola vera e propria. E nel valore economico bisogna tener conto anche la valutazione dei rischi. E quindi vi sono dei rischi dormienti, dei rischi palesi. Rischio è l'eventualità che una catastrofe si verifichi, quindi vi sono delle potenziali calamità che possiamo misurarle in vari contesti, quello idrogeologico, prima di tutto, quello dei sversamenti di inquinamento di origine industriale e agricolo, e in questo caso mi riferisco a quelli anche invisibili, ovvero gli inquinamenti delle falde. E noi purtroppo siamo famosi a livello europeo per il fenomeno dei PFAS, che sta coinvolgendo un'area piuttosto ampia nell'area, diciamo, a nord-ovest di Vicenza. Ed è un tema molto significativo, che si connette proprio alla fruibilità di un turismo rurale in sicurezza. Quindi voi potete ben immaginare un'area in cui vi sono dichiaratamente delle contaminazioni di falda così estese, così pericolose, come nel caso del cromo esavalente, dal comune di Tezze sul Brenta, scendendo su tutta l'area di Sinistra Brenta, che era un'area con delle enormi potenzialità di turismo rurale, resta questa tara, questa che non la vedi effettivamente perché in falda, però effettivamente un turista consapevole potrebbe anche penalizzare la fruizione. Dicevo prima, proprio all'inizio, a partire dai valori storici ma anche artistici. Noi abbiamo tutto
come potremmo dire, un heritage, un patrimonio che si rifà. Io ho lavorato molto sugli sfondi pittorici, non tanto per ricostruire, ritrovare dei colli, questo potrebbe essere le colline dietro Bassano, oppure immaginare delle puntuali ricostruzioni di paesaggi del passato. Non è possibile nel Cinquecento, è possibile nel Settecento con i vedutisti, è ovvio. In questo caso però abbiamo degli elementi del paesaggio, l'albero, il castello, il colle, il fiume, il casone, cioè sono degli elementi che fanno parte effettivamente, oggettivamente, del lessico paesaggistico. Cioè sono elementi linguistici del paesaggio rielaborati dall'artista, come il caso più verista, se vogliamo, è Jacopo Bassano, in quanto è un autore che ha lavorato, se effettivamente è possibile riconoscere delle pendenze, delle assonanze proprio morfologiche con le colline che da Bassano verso Marostico, da Bassano verso Borso, Crespano, dunque fino ad Asolo, connotano l'area del suo territorio, della sua ispirazione. La cosa che interessa più Jacopo Bassano invece, e questo l'ho rilevato studiando gli oggetti, cioè proprio l'etnografia ergologica degli oggetti che caratterizzano le scelte del nostro autore. Questi sono tutti oggetti che potrebbero essere inclusi in un museo della tradizione contadina. Cioè Jacopo Bassano ci fornisce, e nel libro mi ero occupato proprio delle piattaie, cioè delle cucine. Le cucine, tra l'altro, abbastanza buffo, Jacopo Bassano ha dipinto, e la sua scuola, almeno 6 o 7, bisogna fare vedere le attribuzioni, cene di Emmaus, quando Gesù viene riconosciuto da 2 apostoli e ambienta questa scena in una osteria, in una trattoria. Quella che potete vedere a Cittadella, nella sagrestia di Cittadella, è splendida perché ci sono le piattaie con tutti gli oggetti di rame, di peltro, che sono gli stessi oggetti, non solo dei musei etnografici, ma quelli che poi vengono ricercati affannosamente dal neorurale per arredare la sua scena neorurale arcadica, la cosiddetta taverna, no? Che si usa quanto è stato scritto su questo, e fa la fortuna dei cosiddetti mercatini di antiquariato, cioè la ricerca spasmodica di oggetti, chiamiamoli etnografici, che servono a ricostruire scenicamente un'ambientazione per ricollocarsi in un mondo perduto. Quindi c'è tutto un discorso culturale che prende le mosse da questi esempi pittorici. E qui ovviamente non si può non parlare di tutto il meccanismo produttivo legato alla funzione della villa, ma qua sorvoliamo perché sono temi molto noti. Meno noto forse è il ricorso alla manualistica coeva. Mi riferisco soprattutto del Vise Cornaro, il compendio breve della vita sobria, che leggendo questo manualetto, che lo trovate anche in rete, scaricato, digitalizzato, sia in trascrizione sia nell'originale, o anche le 10 giornate della vera agricoltura di Agostino Gallo, che ha avuto talmente successo questo manuale che è arrivato alle 20 giornate della vera agricoltura e piaceri della villa, a cui mi sono ispirato per il titolo del libro. Ecco, in questi 2 manuali troviamo le basi culturali, le basi simboliche e motivazionali del turismo in campagna. Cioè possiamo fare, e collegandolo al fenomeno della Villa Palladiana, noi creiamo proprio l'antefatto culturale che si è talmente solidificato nelle percezioni dell'epoca che ha avuto influssi anche all'estero. Cioè tutto il fenomeno delle ville inglesi, delle ville francesi, i castelli della Loira, il successo che ha avuto Palladio, pensate solo alle ville costruite nelle piantagioni della Louisiana o della South Carolina negli Stati Uniti, dove avete dei modelli con il prono, il timpano, basta pensare al film Via col vento, voi capite bene come è un modello che ha avuto un successo enorme, a cui probabilmente ha avuto anche una certa influsso questa manualistica. Dopo ovviamente sul tema della manualistica agraria
Guardate, c'è una ricchezza di materiali, soprattutto in età barocca e poi anche nel Settecento e poi con la rinascita agraria di fine Ottocento, con le prime bonifiche. Insomma, è un filone davvero, guardate, provvido e prodigo di informazioni utilissime. Altro paesaggio iconico, io ho considerato il Veneto e la Toscana. Questi a livello mondiale sono quelli che hanno fatto la base del piacere della villa, cioè della vita in campagna. La Toscana, ovviamente, anche qui non vi ho menzionato tutta la pittura toscana che a partire dal 400 è proseguita per tutti i secoli a venire. E qui c'è la Toscana, in particolare il Granducato di Toscana, quindi la Toscana post-medicea, è stata all'avanguardia nella trattatistica agraria. Quindi abbiamo una vasta messe di informazioni che ci possono connettere a storia dell'architettura, storia della pittura, agronomia e anche letteratura. Perché poi cosa succede? Questi paesaggi hanno esercitato un'influenza fortissima, e questo va detto, soprattutto negli anni della rivoluzione industriale. Gli anni, per capirci, delle black cities, cioè delle città fumose, inquinanti. Pensate alla letteratura di Charles Dickens, e quindi tutto quello che è nero, sporco, è urbano. Quindi noi abbiamo un desiderio da parte di chi? Delle popolazioni che vivono soprattutto al nord Europa, che vedono nell'Italia ancora povera, ancora non investita dei fenomeni brutali della rivoluzione industriale, come una culla di bellezza. Questo era già avvenuto nel Cinquecento con il Grand Tour in cerca della classicità greco-romana. Nell'Ottocento, cioè nel XIX secolo, subentra un nuovo interesse, che non è il Rinascimento, non è solo il Rinascimento fiorentino o romano o veneziano, ma è la campagna. Perché se andiamo a leggere gli scritti di Burckhardt, che è un grandissimo studioso del Rinascimento italiano, in cui ovviamente lui si occupa di pittori, si occupa di architetti, ma quando si occupa di Giambattista Alberti, gli dedica delle pagine straordinarie sulla sua architettura di villa e precisa il valore estetico del paesaggio agrario produttivo toscano. Questo è molto interessante. Ancor più in John Ruskin, il quale va in cerca di scenari che sono agricoli, in cui c'è il costruito, quindi l'architettonicamente interessante e valido, con la campagna. Quindi troviamo questo interscambio interdisciplinare tra storia dell'arte ma anche storia del paesaggio. Tant'è che Ruskin dice: il paesaggio è il volto amato della patria. Questa frase famosissima è stata ripresa dai nostri, per esempio da Nicola Falcone nel 1914, quando si dedica allo studio, a elaborare delle normative giuridiche per la tutela del paesaggio italiano. E quindi anche Luigi Parpagliolo, in cui proprio in quegli anni sono state difese, per esempio, le cascate delle Marmore, dal progetto, megaprogetto, di trasformarle in fonte energetica per la metallurgia industriale, che a Terni comunque c'è, è stata fatta, però non del tutto scomparse le cascate. Ecco, interessare sempre più il paesaggio come frutto esito del lavoro dell'uomo, e quindi gli studi, si fanno i primi studi di etnografia, nascono le prime raccolte di oggetti, i primi musei, le prime interviste, insomma, pensate solo a De Martino, Ernesto De Martino, quello che a lui ha dedicato al sud, sud magia, cioè questo interesse quasi di un esotismo interno di un paese che si stava rapidamente trasformando da paese agricolo a paese industriale. Quindi sono temi molto forti, culturali, che possono esserci di aiuto nell'interpretare la turisticità dei luoghi. Quindi perché piacciono certe trasformazioni o certe permanenze, anche formali e estetiche. Ecco, un'altra questione è quella legata all'abbandono. Ecco, mi sono occupato di un caso studio, cioè i cantabrici, la catena cantabrica nella contea
di León, dove abbiamo un grandissimo, un enorme numero di villaggi abbandonati, che sono stati abbandonati proprio a seguito della ristrutturazione industriale del franchismo prima e del post-franchismo dopo. Pensate, questi sono dei villaggi che insistono a pochi chilometri, pochi. Sono nell'area di San Sebastián di Santander, cioè della parte più industriale della penisola iberica, che corrispondono più o meno alle Asturias e ai Paesi Baschi, dove abbiamo tutta una serie di villaggi di questo tipo, e dove trovi il fenomeno proprio del tentativo di patrimonializzare questi edifici, che vengono poi acquistati, restaurati, seconda casa, e qui bisognerebbe fare una ricerca accurata di sociologia rurale per capire se sono neorurali tout court, oppure rurali di ritorno, o semplici affittuari, oppure persone che tentano di, recuperando una casa dei parenti, dei nonni, ereditata, cadente, restaurata. Sono fenomeni che si verificano anche ovviamente in Veneto, in Toscana, nell'Appennino, in tutto l'arco, nelle Langhe, cioè è il fenomeno dell'abbandono rurale, che porta però a delle permanenze. Quindi la cosa curiosa e gradevole è aver trovato questo signore che stava costruendo dei cucchiai di legno con una vecchia tecnologia, e che i turisti, diciamo, acquistano. Quindi lui stesso è protagonista, è stato filmato da vari istituti di ricerca della cultura locale, della comarca di Palencia, piuttosto che quella di León o Burgos, soprattutto perché qua siamo sul Cammino di Santiago. Il Cammino di Santiago, evidentemente, con delle diramazioni, c'è un valore aggiunto che è costituito da questi personaggi che ancora mantengono questi prodotti, questi oggetti. Ed è una strategia dell'incontro, cioè per non trasformare queste persone nello zoo umano, quindi è bene che, per esempio, con gli studenti hanno fatto dei colleghi, dei colloqui, dei piccoli seminari, cercando, per esempio, di riempire le giornate di queste persone, soprattutto d'inverno, e quindi raccogliere storie. Ecco, registratore, la videocamera e così via. Questi sono più giovani, pensionati. Questo è un caso molto interessante, cioè il pensionato e il ritirato, che, o giubilato, come dicono loro, che vanno a occupare questi luoghi e cambiano completamente vita. Questi sono neorurali di ritorno, nello specifico. Il problema qual è? Il problema è l'invecchiamento della popolazione rurale. Allora, per questioni autobiografiche, potrei raccontarvi la difficoltà di trovare persone a Cortona, provincia di Arezzo, ormai Cortona è cambiata la Cortona dell'infanzia, trovare per la raccolta delle olive. Non si trovano più manovalanza in grado di fornire questo servizio, perché l'età media è questa. Quindi ci troviamo in una situazione che è stata definita poi, e qui entriamo in un bel tema, che è quello dell'abbandonologia, che probabilmente per voi è un neologismo, che può essere, ci si domanda, cos'è la scienza degli abbandoni? Effettivamente cioè è un neologismo che ha sempre più fortuna. L'ho usato anche il mio collega Mauro Varotto, occupandosi della montagna che torna a vivere, e nel caso specifico la Val di Posina, piuttosto che ci sono molte zone prealpine, la Valle del Miss, oppure il comune di Rocca d'Arsie, nella parte settentrionale del massiccio del Grappa, ha tutta una serie, il comune di Arsie, nella frazione di Rocca, ha tutta una serie di piccole borgate che sono sparse e sono del tutto disabitate. E tornano, gli abitanti tornano dalla Svizzera, dalla Germania, dal Belgio, tra luglio e agosto, ecco che si ripopolano. Quindi è un bel tema, è un bel tema che ci riporta alla... cioè i paesi abbandonati sono delle opportunità, ecco, io ho notato questo, sono delle opportunità per pensare dei nuovi modi di fare territorio, di ricucire territorialità passate, molto difficile, crearne di nuove, molto più facile, partendo proprio dai prodotti agricoli, perché nel caso del comune di Rocca d'Arsè,
grazie a un lavoro di tesi, sono emersi dei produttori di vino con dei vigneti, per esempio l'uva Bacò, che io davo per estinta. In realtà vi sono ancora dei cultivar che consentono delle piccole produzioni che vengono utilizzate per consumo locale. Però è un buon segno, oppure il recupero di certe castagne abbandonate che si sono inselvatichiti. C'è una serie di opportunità che noi possiamo utilizzare. Quindi l'abbandonologia si oppone alla fatica di restare. Ecco allora il concetto di restanza. La restanza è un tentativo di non abbandonare i luoghi che tutti hanno abbandonato. È chiaro che il fenomeno poi è ripetitivo, nel senso che più viene abbandonato un villaggio, più chi resta fa fatica, perché vengono ridotte i servizi, scompaiono il prete, la farmacia, le scuole. Questo è molto evidente, per esempio, nel sud, la Basilicata, la Calabria, alcune zone del Molise. Però vi sono le opportunità. E questo è il caso di Itaca, che è un'associazione che coordina degli interventi per il recupero del turismo rurale nelle zone dell'abbandono. Ecco, Restanza addirittura è rientrato nella Trecani. Quindi io poi queste slide ve le lascio, pertanto è importante che voi possiate anche capire queste nuove terminologie. Il protagonista di questa ricerca è il professor Vito Teti dell'Università delle Calabria, il quale è autore di tre libri molto importanti, cioè che ha dedicato proprio, lui vive in uno di questi villaggi e uno che è restato, è un villaggio non molto lontano da Cosenza, quindi fa un po' questo pendolarismo tra Cosenza e il villaggio semi-abbandonato, e qui è possibile appunto attivare delle iniziative, per esempio, di sensibilizzazione culturale, come sta avvenendo, forse molti di voi, forse qualcuno di voi lo sa, quello che sta avvenendo nelle valli del Natisone. Quindi sono le valli a oriente di Cividale, dove c'è Purgessimo, Tribil, Drenchia, sono comuni che hanno una buona percentuale di parlanti sloveni, dove vi sono dei villaggi che vengono utilizzati d'estate per festival culturali come quello di Topolò. Topolò, dove abbiamo artisti da tutto il mondo che si ritrovano, adesso ovviamente no, dopo 2 anni di pandemia, ma fino ad allora si respirava, si parlavano tantissime lingue, quindi il paradosso di avere un villaggio abbandonato o in abbandono che diventa un punto focale di globalizzazione culturale. È straordinaria questa potenzialità inespressa. E poi un'altra cosa che ho cercato di evidenziare sono i beni relazionali, e cioè i piccoli borghi hanno tutto quello che riguarda ciò che non è la grande distribuzione. Quindi il mercato del contadino, il mercato a piedi campo, quindi senza emissione di scontrino fiscale, è un qualcosa di molto interessante, che ci porta a mangiare meglio, a bere meglio, a nutrirci meglio, a trovare l'olio, il vino, i formaggi. La Coldiretti sta facendo qualcosa, abbiamo dei mercati del contadino anche a Venezia, a Santa Marta, per capirci, i gruppi di acquisto solidale, cioè è tutto un sistema che si sta articolando attorno a questi paesaggi produttivi di qualità, che attirano, giustamente, diventano delle destinazioni turistiche. Quindi, per far questo, e veniamo alla mobilità, sto guardando il tempo, ok, il concetto di viaggiatore in casa. Dovremmo un po' assumere questo, possiamo dire, abito mentale, questo modo di approcciarci, di avvicinarci ai luoghi, attrezzati di pietas, cioè di tentativo di recuperare, di essere coscienti che siamo di fronte a delle espressioni territoriali di grande, di elevatissima delicatezza, sono marginali, ma proprio per questo molto delicate, che meritano dunque, anche nella pianificazione, anche da parte dei comuni o delle regioni, delle province, insomma, gli enti istituzionali dovrebbero
tener conto di questa delicatezza proprio, di questi paesaggi così complessi, così articolati e dunque così attraenti, attrattivi. In modo per avvicinare tutto questo, io ho cercato di utilizzare che cosa? Il camminare. Il camminare è uno, adesso effettivamente, quando se ne parlava una ventina di anni fa, si era davvero in pochi a proporre questo tipo di approccio. Eravamo visti come dei marziani. Io so che voi allo UAV con Bettini, è un mito, cioè lui riusciva a far camminare, sembrava un'emigrazione, cioè io più di 30 persone non riesco a gestirle. Lui però, non so se anche voi siete mai stati in questi viaggi, penso io, ho parlato con degli studenti che se lo ricordano dopo 20 anni, cioè una cosa che ti marchia, è un tatuaggio nella mente, indelebile. Veramente dobbiamo essere grati di queste iniziative, che adesso è difficilissimo riproporle, perché anche come didatta, le mie escursioni, quando siamo sui 40, 30, 40 è già difficile, perché se hai dei sentieri stretti, cioè è proprio problematico dal punto di vista, allora preferisco fare in due momenti. Ecco, perché? Perché il camminare è il modo migliore di esperienziare il mondo, proprio di acquisirne la sensorialità, perché camminare è un embodiment, cioè ti incorpori nei luoghi, perché metti in moto una coscienza psicofisica, il sudore, il caldo, la sete, le vesciche, cioè è qualcosa che ha a che fare con la nostra corporeità. Dunque ci apre e potenzia le percezioni dei luoghi, perché ti marchiano, sono il luogo che ti marchia. Quindi, e questo si fa, non parliamo di Nepal, non parliamo di Ande, non parliamo di cose esotiche, ma si parte dalla mobilità domestica spontanea, cioè partire da casa. L'ideale, il viaggio inizia chiudendo la porta di casa e da lì parti. E quindi voi capite che qui è una rivoluzione per quello che noi definiamo turismo. Anche qua la bibliografia è vastissima. Io vi menziono solo David Le Breton, l'antropologo che ha studiato proprio il camminare dal punto di vista antropologico, fisico, storico, ma c'è anche Rebecca Solni. Ma poi se andate a vedere camminare, la bibliografia come un motore di ricerca, non c'è problema ad avere accesso a decine e decine di libri in italiano, poi molti di questi sono tradotti dall'inglese. Mi viene in mente Harry David Thoreau, il famoso autore di Walden, che è stato tradotto il suo Walking, il suo camminare, un libricino di poche pagine che racconta proprio cos'era il camminare nella seconda metà dell'Ottocento, quando la mobilità normale era il camminare. E qui evidentemente dobbiamo tener conto di vari aspetti, come vi ho detto prima, perché il camminare ci consente di avvicinarci alla biosfera, l'idrosfera e l'atmosfera, con delle varie conseguenze, anche chi non è allenato, la scarpa giusta, cioè vi sono degli elementi che magari al momento mettono in secondo piano ciò che è all'esterno, però sono fondamentali per poterlo poi apprezzare. Questo, da un punto di vista storico, è una delle modalità più arcaiche, dunque camminare riprende anche una mobilità arcaica, già questo gli conferisce un valore aggiunto, perché c'è tutta la storia antica del camminare. Pensate solo a Dante, visto che siamo verso la fine dell'anno dantesco, quanto ha camminato Dante Alighieri, quanti luoghi ha visto direttamente. Cioè alcune sue descrizioni non si possono esplicare se non attraverso gli occhi di un viandante a piedi. Qua non ho menzionato Petrarca, quando è andato fino a Vaucluse, in Provenza, e lui parla non solo di camminare, ma lui aveva l'asino, quindi c'è anche l'asino, il rapporto col quadrupede. Ed è questa un'altra delle mobilità turistiche innovative. È un paradosso, quasi sorrido dicendo innovativa, riprendendo dei modi arcaici. Eppure, nelle Cévennes, che è un massiccio montuoso vicino al massiccio centrale, vicino a Saint-Étienne, per capirci, lì c'è proprio un servizio, non dico turismo di massa, ma quasi, in cui si organizzano viaggi a piedi.
viaggi a piedi per ripescando che cosa? Ripescando l'antico libro di Robert Louis Stevenson dedicato alla sua camminata con gli asini. Quindi, un altro problema che ha il camminare in campagna, i toponimi, i nomi. Quindi spesso quando chiedo a chi ha fatto un viaggio da un punto A a un punto B, se sanno dirmi i paesi che hanno attraversato. E questo manca. Non c'è un racconto cioè non ci si ricorda delle nominazioni. Quindi è importante anche perché non usiamo più le mappe cartografiche, cioè non c'è più il cartaceo di supporto. Quindi abbiamo col sistema del cellulare, noi abbiamo con la Google Map, noi perdiamo di vista ciò che c'è dal punto A al punto B. Ecco, questo è uno dei temi che lavoro spesso con gli studenti per tutela dei toponimi, cioè ricordarsi la memoria dei viaggi. E allora cosa dico? In qualche modo, oppure, voi avete fatto 100 foto in questo viaggio, in questa nostra escursione col cellulare, poi fate ordine, a rivederlo dopo un mese, riuscite a dirmi dove è il posto che avete fotografato? Quasi sempre non riescono, a meno che non si tratti di un nome di locanda, oppure di qualche ricetta o cibo o vino incontrato. Ecco allora che io suggerisco sempre il taccuino di viaggio, che anche questo è una scelta arcaica, perché i taccuini di viaggio era quello che dai famosi diari di bordo, dei primi navigatori, che appuntavano le loro riflessioni, le loro annotazioni, il più famoso diario di bordo della storia, è quello più volte falsificato e cambiato di Cristoforo Colombo, in ogni caso è utilissimo avere un piccolo taccuino, dopo ci sono chi è bravo con gli acquerelli e chi è bravo con i disegni, in ogni caso ci aiuta a raccogliere storie, raccogliere incontri, ascoltare, chiedere informazioni. Il turismo postmoderno non ha la dimestichezza di domandare informazioni, perché sei sempre con la testa sul cellulare in cerca di orientarti, cavartela da solo. Scarichi l'app e non chiedi. Questo vuol dire perdere il fascino linguistico, il soundscape del linguaggio, il rompere una sorta di barriera, specie quando ti trovi con abitanti di villaggi in fase di abbandono. Oppure chiedere in un'osteria a far vedere una mappa. Qui uno studente si era portato una tavoletta IGM, pensate, una tavoletta IGM, dove non è un oggetto di antiquariato, e si trova ancora a Firenze, basta ordinarle. Non sono aggiornate, certo, quindi sono carte storiche, assolutamente. Volete mettere rispetto a una carta tecnica regionale, monocroma, che non indica nulla, se non vuoti da riempire? Dunque è bello poi confrontare con la persona del posto, che ti sa dire, sì, ma questa è una carta vecchia, questa... Ed è bellissima l'interazione tra lo studente e il locale che ti informa. Insomma, al viaggio del geografo, facendo una sorta di sintesi, serve un buon paio di scarpe e serve soprattutto il sentiero. Il sentiero è fondamentale, la linea d'accesso. I sentieri, l'antropologia lo racconta, i primi sentieri della storia umana sono quelli fatti dal calpestio degli animali per andare verso le pozze d'acqua, a cui poi l'Homo sapiens li ha utilizzati anche per catturare quegli animali. Ecco, il sentiero è fondamentale perché ci serve a incontrare i luoghi. Ci sono i sentieri segnati, ma c'è un'infinità di sentieri che non hanno il segnetto rosso del CAI, del Club Alpino Italiano. Sentieri in pianura ce ne sono sempre meno, strade bianche in pianura sempre meno, quindi abbiamo un patrimonio di viabilità, di connessioni, che andrebbe, non dico censito, ma quantomeno raccontato e utilizzato per poterne fare uno strumento di avvicinamento ai luoghi e ai territori. Ecco dunque, i sentieri, come tanti altri aspetti, sono in fase di recupero, quindi l'andare a piedi, vi sono sentieri, a parte le famose strade dalla via Francigena con tutte le sue infinite diramazioni, abbiamo i sentieri nominati dai poeti, il sentiero
Rilke a Trieste sulla Riviera Triestina, i sentieri petrarcheschi, adesso si sta studiando Arqua Petrarca di sentieri per pensare alle ultime lettere di Jacopo Ortis, quello di Ugo Foscolo. Chi più ne ha più ne metta, questo vuol dire ricucire la cultura e i luoghi. Il sentiero di Sant'Antonio, ecco che poi ve lo farò vedere, quello che da Campo San Piero va verso Padova, il sentiero degli Ezzelini, cioè anche il Veneto si sta attrezzando, recuperando la storia, come vi ho detto all'inizio, è fondamentale il recupero della storia. Potremmo inventare tanti sentieri in base a fatti storici. Per esempio, mi ero occupato anni fa un comune tra Porto Gruaro, Teglio Veneto, Concordia Sagittaria e Caorle. Abbiamo cercato di fare una viabilità in base alle confessioni di un italiano, di Ippolito Nievo, Carlino che scopre il mare, piuttosto che la strada del Pievano di Teglio. Cioè, utilizzare il testo letterario per farne una... ridefinire i significati dei luoghi, arricchirli, farli uscire da questa anomia uniformante della città diffusa. E poi abbiamo i segni che ci sono lasciati dall'idrografia e, se volete, dagli interventi antropici, che sono le ferrovie dismesse. Quindi qui abbiamo due concetti base, che è quello di Greenway e di Blueway. Quindi la Greenway sono quelle, appunto i sentieri, è un modo, sì, si potrebbe anche, vie verdi le chiamano anche, in cui è possibile trovare dei moventi culturali che sono in genere ricreativi, ma anche di riavvicinamento a un patrimonio poco conosciuto, di case contadine piuttosto che vecchi mulini lungo i fiumi, tant'è che nel 1998 nasce la famosa Associazione Italiana delle Vie Verdi, e che in genere vengono destinate a funzioni come piste ciclabili. Talvolta vi sono, come nel caso dell'Inghilterra, a Londra, tutta l'enorme rete di ferrovie dismesse sono state utilizzate come greenway per una mobilità che servisse andare ai luoghi di lavoro. Cioè non è solo recreation o leisure, ma diventa proprio una opportunità di collegare, di fare parte della vita quotidiana. Ecco, un altro spunto che sono lieto di darvi è questa associazione, questo comodo, questo comitato della mobilità dolce, Albano Marcarini è il protagonista, che si sta occupando proprio di queste tematiche a livello nazionale. Utopia o praticabilità? Direi che 20 anni fa era utopia e adesso tutto sommato possiamo raccontare di una buona rete di sentieri, di piste ciclabili anche nel Veneto della città diffusa, di cui c'è molto bisogno. Funzione presidio sociale? Assolutamente, nel senso che è un modo per i cittadini di osservare, per esempio, lungo la via Ostiglia, molti si sono accorti di abusi edilizi, di cose terribili fatte dai frontisti, i quali non è che gradissero molto la via Ostiglia. C'è questa ostilità nei confronti della mobilità quando passa attorno i retrobottega, il dietro le quinte del rutilante espansione della città diffusa. Ovviamente non motorizzata, è un modo dunque di leggere il paesaggio, di portare più gente possibile all'interno del paesaggio. E a questo riguardo vi sono non solo gli enti locali, ma soprattutto delle associazioni. Ecco, questa è un po' la rete delle ciclabili, che però dice nulla rispetto alla grande altra rete che non è segnata. Vi basti solo sapere che qui, tra l'Adige e il Po, tutto il Po Lesine, vi sono centinaia di chilometri di piste ciclabili potenziali non organizzate, che sono quelle che personalmente preferisco, sono dei segni di terra battuta in cui è possibile pedalare, che sono gli argini di tutta la rete dei fiumi, canali irrigui, canali di bonifica. Tutto il resto invece è ben noto, quindi l'anello dei Coliugani, l'anello di Padova, la pista ciclabile della Brenta, il cammino di Sant'Antonio. Ecco, qui manca l'Ostiglia, che è questa, che è una via trasversale che però
Questo è il tracciato della ferrovia, dell'antica ferrovia del 1917, che è stata usata pochissimo dopo la Seconda Guerra Mondiale, è stata subito dismessa, che comunque è praticabile, dunque non sono aggiornatissimo, ma credo fino a Grisignano di Zocco, non di più, e fino a Treviso. Quindi da qui è possibile arrivare a Treviso, prendere la restera del Sile, e qua sarebbe interessante potenziare l'uso del treno per poter fare completare l'anello attraverso anche l'integrazione con il treno. A proposito di treni, la ferrovia Ostiglia ha un patrimonio edilizio molto interessante, che sono le stazioni abbandonate. Quindi magari non so se se ne parlerà dopo come caso studio, comunque io qua sorvolo, che è molto interessante, soprattutto perché sono un patrimonio edilizio. Io mi ero interessato, pensate un po', una ventina di anni fa, forse anche di più, perché c'erano degli amici che cercavano la casa in campagna, si erano innamorati di un casello ferroviario dell'Ostiglia, un posto molto bello, isolato, ma era ancora patrimonio demaniale. Adesso credo che sia l'accessibilità, l'alienazione sia un fatto possibile. Infatti ho visto qualcuno di questi caselli restaurati, abitati, insomma. Ecco qua il sedime della ferrovia, cioè un terzo paesaggio vegetale che andrebbe in qualche modo analizzato, a vedere le specie botaniche che vi sono, che allignano. E il caso di Loreggia mi era interessato moltissimo, soprattutto per questa pergola, non so se... Eccola qui, questa pergola di uva Bacò. E quando l'ho visitata aveva questi grappoli intonsi lasciati lì alle vespe, alle api e qualunque altro, ai merli, gli uccelli, insomma. Ed era una posizione strategica, perché era veramente a metà strada tra Piazzola sul Brenta, Campo San Piero, Treviso, e c'erano tutti i crismi per poterne fare un ostello didattico, che è una mia vecchia proposta che avevo fatto, pensate, nel 94, sulla ferrovia che collega, ex ferrovia abbandonata, che collegava Motta di Livenza a San Vito al Tagliamento. Anche lì c'è un sedime ferroviario, pensate, c'è addirittura la stazione a Sesto Arreghena. Sesto Arreghena con quella splendida abbazia benedettina, parlandone col sindaco tanto, tanto tempo fa, si parlava proprio di alienarla e trasformarla in qualcosa che potesse attivare una via di connessione tra le piste ciclabili del Veneto orientale e quelle del Friuli. Ecco, l'utenza per lo più è domenicale, forse sabato, familiare, è qualcosa che vi addirittura talvolta la domenica la carrying capacity, la capacità di carico di questa struttura è piuttosto, come possiamo dire, ben oltre. Nel senso che hai delle coesistenze tra il ciclista forsennato con la mountain bike che corre velocissimo, le famiglie a piedi, il codice di mantenere la destra non sempre viene... insomma, io ho visto anche dei conflitti, dei litigi, delle cadute, quindi non è tutto roseo questa questione, insomma. Poi ci sono le comitive, i gruppi che poi popolano queste strade, per cui la coesistenza, essendo un sedime non molto largo, va, insomma, ci vogliono dei codici comportamentali. E poi la Ostiglia, e questo è il tema che mi affascina di più, si interseca con l'idrografia. Cosa vuol dire? Vuol dire, ecco, questi sono i sentieri che io vi dicevo non normalizzati da progetti, che trovate ancora oggi in tutto nel Medio, Alto Polesine, in tantissimi siti fluviali, fiumi di risorgiva. Questi non sono normalizzati, sono percorsi a piedi, che comunque potrebbe essere un'ottima ippovia. Quindi il discorso anche della mobilità a cavallo. Prima abbiamo parlato degli asini, adesso possiamo parlare dei cavalli. Ecco, questo è il Vandura, che è un fiumiciattolo di risorgiva che interseca l'Ostiglia. E questa è una potenzialità davvero interessante. Questo è il ponte della ferrovia, un ponte degli anni 30. Questo fiume è la classe, l'open air classroom che io utilizzo con i miei studenti per portarli in barca. Eccoli qua. C'è una compagnia di un gruppo di volontari che ha questo, lo chiamano
rafting dolce, è un rafting non di acque bianche, ma che consente di fare circa una decina di chilometri da un mulino in comune di, Campo San, di San Martino di Lupari, si arriva fino a Campo San Piero. E questa è stata un'esperienza didattica che ho sempre fatto, con tre gommoni, un gommone contiene circa 10 studenti, quindi un gruppo di 30 studenti è possibile immergerli per circa un paio d'ore, poi scendiamo, visitiamo dei relitti di aree umide, perché ci sono delle antiche golene che sono state ancora fortunatamente rettificate dal Consorzio di Bonifica, anzi addirittura il Consorzio di Bonifica adesso stanno rimeandrizzando, pensate quante sono cambiate le percezioni, rimeandrizzando per puntare alla fitodepurazione. Quindi ben venga l'allagamento dello spazio golenale e questo restituisce, è un servizio ecosistemico. Insomma, si recupera il servizio ecosistemico. E poi ci sono cammini più lunghi, il cammino di Sant'Antonio, quello che collega, dovrebbe collegare una via germanica a Amburgo, a Roma, le vie Romee, cioè qui ci si spreca davvero nella definizione e identificazione dei percorsi. Quindi, una delle linee di ricerca che sto seguendo è soprattutto quella dei piccoli fiumi, che mi attraggono moltissimo, perché sono depositi di colture d'acqua. Questo è il sigillo acqueo che circonda piove di sacco. Noi non ci rendiamo conto che piove di sacco è un quadrato perfetto che era fortificato. Il fiume Iseo, il fiumicello, che parte dal santuario della Madonna delle Grazie, forniva questo suo servizio di sigillo acqueo. Oppure troviamo ponti in cotto o i piagni, questo è un piagno, è una delle passerelle lignee che ormai sono tutte estinte, non ci sono più. È un vero peccato che collegavano, per esempio, un confine di un comune con l'altro. E questa voglio concludere con una piccola esperienza. Il ruscello dietro casa, idea di viaggio. Io abitando a Bussiago, in provincia di Padova, ho detto, tecnicamente è possibile da Bussiago a Istanbul? Sì, è possibile. Questo ovviamente è un paradosso. Quindi ho scelto questa piovega, la piovega, il taccuino di viaggio, canoa, è un fiumiciattolo, quindi imbarcarsi e scrivere verso l'ignoto domestico. Cioè, questo l'ho fatto, ho studiato sulla mappa, io non conoscevo se c'erano dei salti d'acqua, ma guardando le quote ho visto non grandi salti d'acqua, sicuramente siamo partiti in due per questo canale che attraversa il paesaggio dell'alta pianura padovana, che è uno tra i più densificati di cementificazione. E quindi invece io ho trovato questo corridoio blu, corridoio verde, estremamente ricco, che mi portava a ridosso di alcune case. Ho scoperto che in passato c'era un rapporto con la piovega, quindi la scala di accesso. Addirittura ho trovato delle barche. Questo mi ha molto sorpreso, nel senso che vuol dire che c'era una consuetudine, che tuttora c'è una consuetudine. Purtroppo quel giorno in casa non c'era nessuno. Però io potevo ben immaginarmi come avrebbe reagito il padrone vedendo venire su qualcuno. Tra l'altro c'era uno col decespugliatore che è rimasto totalmente impietrito nel vedermi con la canoa. Io ho chiesto scusi, per Venezia va bene di qua. Si è ripreso, sì, sempre dritto. Quindi ho trovato un incontro bellissimo con questo personaggio che non si aspettava di veder navigato il fosso cosiddetto da parte sua dietro casa. E poi ci sono le piccole barche, e quindi anche un altro interesse che io vorrei fare, lo sto tentando di sviluppare col Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme, con dei finanziamenti, di costruire dei saltafossi in compensato marino e poter ripercorrere questa consuetudine nautica di viabilità attraverso il paesaggio rurale, che diventa uno strumento turistico estremamente d'effetto. Infatti, perché gli altri riescono e noi no? Qui siamo sul fiume Cam a Cambridge, ma anche ad Oxford, sul fiume Cherwell. Voi avete queste barche qua che sono cosiddetti punt, che dal punto di vista estetico, rispetto alle nostre, sono orribili.
rispetto all'eleganza di un saltafosso della pianura veneta. Eppure, qua a Mette in Moto ci sono cooperative, qui c'è un giro d'affari di centinaia di migliaia di sterline all'anno, solo di affitto di queste barche, per fare dei brevissimi tratti, fra l'altro. Perché il Cam, la parte a nord di Cambridge, verso Grantchester, è splendido. Assomiglia al Bandura, perché è un fiume di risorgiva con i suoi meandri, ma non preferiscono stare nell'area monumentale di, giustamente forse, di Cambridge. E con questo io vi ringrazio. Grazie mille, professor Vallerani, perché ha avuto modo di, anche per chi non è del, anche per chi è del territorio veneto, di raccontargli forse di alcune cose che proprio aveva dietro casa e non riusciva a darci un valore per quello che realmente ha. Io mi inserisco in questa discussione come uno di quelli che 20 anni dopo potrebbe raccontare le epiche avventure del professor Bettini in cammino sulla via Francigena. Quindi colgo e mi ritengo molto concorde con le sue parole, perché effettivamente la scoperta del paesaggio parte soprattutto anche da una sua immersione completa, e l'idea di riuscire a vivere in una dimensione più reale penso che sia una di quelle attività formative molto più rilevanti e efficaci di tante ore passate sui libri per alcuni frangenti. Un'altra cosa che mi ha colpito di quello che raccontava è proprio un suo, soprattutto nella parte di chiusura, perché poco tempo fa mi è rimbattuto in una sua ricerca che ha fatto e ha svolto nell'area appunto di Battaglia Terme, dei Colli Ugani, un po' sul rapporto fra vie d'acqua e cammini, cioè il rapporto fra quello che c'è tra il sedime, magari anche non strutturato, dei percorsi terrestri e il loro collegamento con le antiche vie d'acqua che collegavano la zona dei Colli Ugani con tutta la pianura veneta, in particolare con Venezia. E quindi sono molto contento di vederla oggi citata, perché credo sia un grande spunto anche per quello che sarebbe una potenzialità per un territorio come quello del Veneto, che è permeato fortemente da questo rapporto fra terra e acqua. Infatti parte di questo corso arriverà a toccare appunto anche il rapporto di cosiddetti waterfront, però declinati sia dal punto di vista fluviale, lacustre, marino, proprio perché la potenzialità è molto ampia ed eterogenea. Adesso provo a vedere se ci sono delle domande da parte dei corsisti, e chiedo anche a tutti coloro che intendono, se hanno curiosità, domande, anche la professoressa Reo, se vuole chiedere qualcosa al professor Vallerani, o di scriverlo in chat o di liberamente comunicarlo. Ci sono una serie di... Io intervengo un attimo. Prego. Ovviamente ringrazio Francesco, perché veramente ha una passione che ci comunica, e quindi effettivamente ci fa vivere delle emozioni che altrimenti proprio sarebbero anche lontane da noi. Quindi grazie anche per questo. La mia domanda è un po' semplice. Tu hai parlato appunto di borghi abbandonati, e la cosa interessante è molte volte gli architetti parlano appunto di recupero dei manufatti edilizi, e giustamente tu hai messo in evidenza il recupero di un patrimonio culturale molto più ampio, che in cui ci stanno i cultivar, ci sono delle specie che magari sono scomparsi o che potrebbero sparire rapidamente. Quindi ci hai dato, se vuoi, anche una visione un po' idilliaca di alcuni processi che sono in atto. Ti chiedo se non hai anche la percezione di qualcosa di meno idilliaco, e quindi di tentativi di immissione di modelli culturali anche all'interno di questi processi di recupero, che forse appunto dovrebbero anche essere tenuti un po' sotto controllo. Quindi la paura è che siamo sempre in una società che ovviamente va a ibridarsi con tutta una serie di processi, però molte volte alcuni schemi
consumistici, eccetera, sono molto più forti di quelli di cui stiamo parlando. Quindi volevo un po' capire meglio questa cosa. E poi leggevo appunto un ultimo rapporto che penso sia venuto fuori in giugno della Commissione europea, in cui dopo appunto il Covid vengono definiti nuovi scenari che cozzano un po' appunto con quei processi di urbanizzazione così spinta che avevamo immaginato fino a prima appunto della pandemia, su cui appunto si innestano delle strategie che vedono un ritorno di soggetti completamente diversi verso la campagna, e quindi con degli schemi anche di uso del suolo completamente diversi. Quindi, come sempre, appunto, come gestire questi processi che possono essere fra loro anche molto conflittuali. Grazie. Sì, grazie Matilda. La visione idilliaca è necessaria in una fase di ricucitura, cioè l'idillio è una costruzione mentale di chi va e si trasferisce, certo di non di chi vive. I rischi io ho detto prima di rischio di trasformare in animali da zoo questi ultimi anziani che svolgono antiche attività, l'ultimo produttore di olio, di vino, eccetera. Sì, c'è un rischio di perdita di identità, nel senso, ma quella c'è già, la perdita di identità. Il rischio è quando il villaggio, tipo Carmona, questo villaggio della Cantabria, è diventato un po' ha avuto successo perché è stato fatto un documentario, hanno ambientato un romanzo, cioè è stato menzionato più volte, quindi un po' come l'isola del film famoso di Salvatores Mediterraneo, c'è il rischio che venga dentro i processi di gentrification, cioè la gentrificazione, ovvero l'accaparramento delle meccanismi di mercato che alcuni investitori possano trovare vantaggioso comprare l'intero borgo oppure l'intera schiera di case e farne un resort o farne metterlo nel mercato immobiliare. Che se il borgo è abbandonato può anche andare bene, tutto sommato. Mi viene in mente Les Baux de Provence, questo villaggio perfetto sulle Les Alpilles, che di sera si spopola. Non c'è un bar, non c'è un'osteria, ha solo vendita di pacottiglia, di saponette, di essenza di lavanda e qualche ceramica che viene non so da dove, e sembra quasi un museo. Chiude poi, alla sera chiude. Tant'è che uno dice, scusa, a che ora chiude Les Baux? Cioè, ha perso del tutto la sua originalità. Questo è il rischio. E non è facile però, Matilda, mantenere vivo un paese. Io ho visto invece con i territorialisti, sono stati studiati alcuni casi di neocomunità, di persone che si trasferiscono e che riescono a ricreare una nuova socialità, che non ha nulla di rurale, agricolo, ma è un covo di intellettuali che giocano i contadini, tutto sommato, hanno l'orto, qualche coltivazione, perché poi la manodopera, la terra è bassa, la fatica, i calli, eccetera. Sai qual è il problema di questi ritorni alla campagna? Che poi io ho osservato, la sociologia rurale è prodiga di informazioni, tu ritorni alla campagna, hai la fase dell'infatuazione, che può durare finché non hai problemi di schiena e devi fare la dialisi, cioè finché non hai bisogno di una struttura ospedaliera che ti garantisca la sopravvivenza. Perché io vedo tante seconde case, ma nel mio caso io adesso alla mia età mi ci proietto in questa situazione. Perché la seconda casa intanto deve essere all'interno di un'isocrona di almeno un'ora e mezza, non oltre. Perché ho degli amici che hanno la casa, mi immagino anche te Matilda, che hai la casa in Puglia. Quando ci vai alla fin fine a fare la neocontadina? Cioè è difficile, insomma. Quindi
Ci sono questi aspetti. Dopo io credo molto di più nel contadino di ritorno, cioè nei giovani, coloro i quali impostano la loro esistenza fin da subito, e ci sono esempi infiniti anche nelle malghe. Ci sono malghe al femminile addirittura, quindi villaggi, tipo il comune di Canal San Bovo, che offre case gratis purché tu prenda la residenza lì, è esplicito. Ma io ricordo negli anni 90, nelle Marche, in provincia di Macerata, nell'interno di Ancona, ti regalavano la casa purché tu andassi a vivere lì. Quindi vuol dire, cioè, le dinamiche sono molto complesse e articolate. Per cui il rischio c'è. Non è vita arcadica una tenda. Quando devi accendere il fuoco, devi procurarti la legna, il camino non tira, o perché sei stato via una settimana e i ghiri hanno fatto il nido sul camino. Io ho centinaia di episodi che possono raccontare i piaceri della villa al contrario. Oppure l'attacco delle cimici asiatiche che ti distruggono gli ortaggi. Oppure le piralidi che ti distruggono il bosso che avevi così accuratamente coltivato. Quindi, oppure la siccità, l'incendio. Ieri sera ascoltavo di una in Sardegna l'incendio nell'entroterra di Oristano, uno che si era fatto il suo buon ritiro, meraviglioso, la foresta primeva mediterranea, che ha preso fuoco con l'incendio. E quindi il suo sogno è infranto, quindi non è idilliaco. All'inizio sì, ci vuole l'infatuazione idilliaca, anche perché se tu guardi nelle agenzie immobiliari come propongono questi alloggi, queste casette, oppure le riviste tipo Class Country o tutte queste riviste patinate del vivere in campagna, che sono delle disgustose e stucchevoli rappresentazioni di una campagna che non esiste, perché poi descrivono, devi avere l'oggettino fatto, adesso la cucina economica costruita, che però ha anche le bocche per l'aria calda, insomma, è tutto un insieme di mercato che si è appropriato di che cosa? Di una mitologia arcadica. Questo sì, è arcadica la mitologia, che è un'idea costruita in città però, perché è costruita in città. Città intendo anche un comune come Noale, voglio dire, perché ormai fa parte di un sistema di città diffusa. Quindi da noi la campagna è una sfida. Nel mio libro io parlo, i neorurali sono quelli che possono riportare ai contadini che ancora si ostinano a mettere giù soia o mais sussidiata, adesso guarda che ci sono i piani di sviluppo rurale che puoi mettere alberi, bosco, perché c'è bisogno di bosco, di CO2 assorbita, non di mais. E dico, ma quanto guadagna a coltivare il mais sui tuoi 4 ettari della piccola proprietà che apparteneva a tuo nonno? Non guadagno nulla, vado in pari. Caspita, allora mettiamo giù, facciamo un progetto di rewilding. Sì, sono temi, guarda, di un fascino unico, perché veramente ci proiettano sul globale anche. Vedo il professor Marzo che ci sta insegnando la sua piccola foresta urbana di coltivazione privata, per enfatizzare quello che stavo giusto dicendo, professore. Certo. Assolutamente. Prima di fermarci un momento, quindi ci scuseranno il professor Marzo e la dottoressa Bertini sul fatto che adesso noi abbiamo iniziato leggermente con un po' di ritardo, quindi la pausa prevista che doveva terminare in questo momento verrà posticipata di una decina di minuti, quindi se per voi non è un problema per cercare di rimanere un po' nei tempi della giornata, io direi che adesso ci fermiamo per una decina di minuti prima di iniziare con la seconda parte della mattinata, e per poi dare subito la parola a lei, professor Marzo, e all'architetto Bertini. Mi scusi. Se non ci sono problemi per voi, che non avete impegni urgenti da dover espletare, io ringrazio il professor Vallerani per la passione per i temi trattati e nel modo in cui li ha trattati e li ha messi insieme intorno a un discorso più ampio, che è partito dal tema del paesaggio, al suo valore, al rapporto con gli itinerari e al valore di come gli itinerari a volte sono forse più soggettivi, a volte non espressi, quindi anche ci deve essere del nostro per raccontare e per costruire questa nuova forma di scoperta e
quasi una degustazione, potremmo dirla, del paesaggio intorno a cinque sensi da toccare e da vivere. Vedo che è arrivato anche Giancarlo Pegoraro, che saluto. Allora, ci lasciamo per un quarto d'ora e poi ci rivediamo qui per riprendere alle 11. Va bene? Grazie Francesco. A presto. A tutti. Alle 11 spaccate riprendiamo, come promesso, le attività della giornata. Come da consuetudine, per coloro che ci ascoltano, in questo caso mi riferisco ai nostri invitati, l'organizzazione che abbiamo strutturato per questo corso prevede due momenti. Il primo, che ha una lezione o comunque un'introduzione molto più ampia, in cui pone delle questioni sul tavolo del dibattito, per poi passare a una seconda parte della mattinata in cui abbiamo degli invitati che raccontano delle esperienze un po' più concrete di come dai temi che sono stati trattati all'inizio della giornata vengono poi sviluppati in forma quasi declinata su aspetti specifici che riteniamo rilevanti all'interno del tema della giornata di approfondimento. In questa seconda parte della mattinata abbiamo tre invitati, tre diciamo casi studio, li potremmo chiamare, che toccano ambiti diversi. Il primo di questi è ovviamente presentato dall'architetto Mauro Marzo e dall'architetto Viola Bertini, il secondo abbiamo invitato, il secondo e il terzo, due enti territoriali che si occupano di declinare lo sviluppo locale anche attraverso un fortissimo rapporto con il patrimonio rurale e paesaggistico, ovvero Giancarlo Pegoraro del VEGAL e Chiara Longhi del GAL Delta 2000. Per iniziare questo excursus, questo viaggio all'interno di quei casi studio che abbiamo ritenuto rilevanti per toccare alcuni temi che il professor Valerani ha iniziato a descrivere nella sua lezione di apertura, vorrei dare subito la parola a Mauro Marzo, professore dell'Università IUAV di Venezia e architetto che da anni si occupa in maniera specifica di trattare le questioni del paesaggio, del turismo, dell'ambito culturale, in cui questi due macro temi si relazionano, trovano fecondi ambiti di sviluppo, ma anche analizza le criticità e le problematiche che questo tipo di rapporto in alcuni casi specifici crea delle problematiche che devono essere gestite con delle forme innovative che attualmente non sempre sono codificate all'interno di norme, regolamenti e esperienze consolidate. Quindi il lavoro che oggi gli abbiamo chiesto di raccontare insieme all'architetto Bertini, che anche lei lavora a diverse scale, da quella più progettuale a quella più gestionale all'interno di queste tematiche, a cavallo fra l'Università IUAV di Venezia e il Politecnico di Milano, pongono le loro ricerche proprio con uno sguardo, come diceva il professor Valerani in chiusura, dove alcuni casi di abbandono, di recupero, di interfaccia con situazioni che da piccoli borghi si trasformano in grandi metropoli per il turismo, quasi da livello di presenze e di impatto delle dinamiche turistiche. Quindi, in questo quadro io darei subito la parola al professor Mauro Marzo, lasciandogli la cattedra e il microfono virtuale di questo intervento. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì, forte e chiaro. Ringrazio per l'introduzione il dottor Magni e anche e soprattutto per l'invito alla professoressa Reo. Fa molto piacere a me e l'architetto Bertini di partecipare a questa giornata e ho ascoltato la parte finale del
dello speech del professor Vallerani, trovando estremamente interessante la posizione, ma anche il discorso, il dialogo che si è poi intessuto insieme alla professoressa Rea alla fine. Sì, è vero, concordo col professor Vallerani, abbiamo anche bisogno dell'idillio, che è una forma di rappresentazione, è vero, talora molto edulcorata del reale, ma anche di quello abbiamo bisogno. Il paesaggio è evidentemente prima di tutto una questione di rappresentazione, poi chi come noi lavora a diretto contatto con i luoghi e con le persone deve anche forse avere la capacità, come mi pare queste giornate stiano facendo, di Professor Marzo, al microfono muto. No, perché siamo vicini e quindi ho il microfono attaccato, attivato io, per non fare l'eco, spero che ci sentiate entrambi. Sì, abbiamo provato a evitare l'eco. Perfetto, che avevamo perso completamente il contatto, non sapevo se era un problema. Ci troviamo entrambi e anche qui ritorno al discorso del professor Vallerani come visiting professor all'Università di Siviglia per un trimestre, ma contemporaneamente un po' come turisti, perché abitiamo in una casa che solitamente è affittata ai turisti e quindi godiamo anche di questa visione un po' idilliaca dei pati sivigliani celebrati dagli scritti di Aldo Rossi con una dimensione che è un po' straniante, evidentemente. Metà studiosi, metà turisti, se sarebbe bello dire viaggiatori, ma in realtà è un termine un po' in disuso. Allora, quello che adesso andiamo a condividere è l'esito parziale di una ricerca che stiamo conducendo allo UAV. Si tratta di un assegno di ricerca di cui si occupa la dottoressa Bertini e che io e la professoressa Ferrario, che è una geografa del paesaggio, e io seguiamo come responsabili scientifici. Voi vedete il... Scusate. Al momento vediamo ancora lo schermo nero. Sì. È solo la mania del puntatore mouse. Allora riproviamo, scusate. Questa ricerca, scusate. Ecco, adesso si vede, questa ricerca si inserisce nell'ambito di ricerche pluriennali che abbiamo compiuto sul tema del rapporto tra luoghi e turismo. Ci sembrava che una questione molto importante, è studiata da molto tempo, indagata da molto tempo da geografi, da antropologi, da sociologi, da economisti, tanto che addirittura esiste una branca, no, dell'economia che si occupa in maniera assolutamente dichiarata fin dal nome delle questioni turistiche, economia del turismo. Ebbene, ci sembrava che invece l'ambito dedicato al progetto, alle sue varie scale, da quella della pianificazione a quella della città fino a quella del design, se parliamo di questioni che attengono alla segnaletica, fosse non così presente nel dibattito scientifico intorno a questi temi. Invece noi riteniamo, penso che sia una posizione molto condivisa all'interno dell'Università UAV di Venezia, riteniamo che essendo il turismo radicato in luoghi specifici, il nostro punto di vista molto rivolto all'analisi delle criticità e delle potenzialità, ma altresì alla dimensione del progetto e quindi della prefigurazione futura dell'assetto dei luoghi e degli spazi, potesse essere un contributo importante. Come ci muoviamo all'interno di questa serie di assegni di ricerca o di borse di ricerca? Intanto cercando di capire quale sia il carattere o quali siano i caratteri precipui dei luoghi, e in questo andrò poi a citare Aldo Rossi rispetto ad una questione molto importante che concerne appunto i caratteri precipui di un luogo, e quindi studiare la conformazione fisica di questi luoghi.
Solo ultimamente abbiamo iniziato ad occuparci di siti UNESCO, però il discorso che appare accentuato ed esasperato all'interno dei siti UNESCO in realtà vale per molti luoghi. Il nostro interesse è un interesse legato ai luoghi dell'heritage, ai luoghi cioè in cui la storia ha accumulato i propri segni. Non ci occupiamo quindi di per sé di turismo balneare, di turismo lacustre o alpino, ma soltanto di quei luoghi in cui la storia abbia radicato appunto le proprie rughe. Dico rughe non a caso, vedremo in seguito. Una serie di ovviamente la ricerca bibliografica, ma una serie di sopralluoghi, ricerche col campo e rapporti molto stretti con l'amministrazione, in questo caso delle Cinque Terre, con l'ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, col quale collaboriamo ormai da più di un quinquennio, diventano una questione fondamentale, anche per capire il loro punto di vista e capire quali sono le criticità più avvertite da chi ha ruoli di governo, di tutela del territorio. Giungiamo poi alla fine alle identificazioni di spazi, luoghi che si potrebbero prestare a esplorazioni di natura progettuale. La dottoressa Bertini prima anticipava un'immagine. Amo molto questo pittore, Telemaco Signorini, che nel corso della sua carriera a più riprese soggiorna nelle Cinque Terre, che scopre per caso e che in alcuni scritti è indicato in qualche modo come l'inventore di un'attenzione di quelli che all'epoca si chiamavano viaggiatori, siamo nell'Ottocento, e che poi successivamente furono chiamati turisti. Scopre casualmente al mercato di La Spezia delle signore vestite in maniera molto particolare e dissimile, affatto dissimile rispetto agli abitanti spezzini, e le interroga chiedendo quale fosse la loro origine. Ebbene, erano signore, contadine, che abitavano nelle Cinque Terre, e lui con alcuni suoi amici pittori decide di seguirli. Il primo impatto con le Cinque Terre, che erano un luogo oggi assai difficilmente raggiungibile e all'epoca di fatto inaccessibile, è un impatto negativo, perché il borgo Biassa nel quale abitavano queste contadine non gode di una vista sul mare. Percepita questo disappunto, le contadine accompagnano in un luogo in cui la vista invece era magnifica. Quello è l'inizio non solo di un innamoramento da parte del pittore per questo luogo, ma anche di una sorta di rivoluzione stilistica all'interno del suo linguaggio. L'asprezza del paesaggio, i dirupi che piombano nel Mediterraneo e altresì le case arroccate lungo i declivi diventano un modo per sperimentare la pittura, le macchie di colore e quindi rappresentare un'idea che evidentemente era nella testa del pittore. Però altresì la questione della rappresentazione diventa importantissima, perché queste rappresentazioni pittoriche di paesaggi, oppure come vediamo in questo caso di luoghi molto più concentrati sugli spazi urbani, diventano veicolo per una sorta di invenzione rappresentata delle Cinque Terre. È evidente che qui non si stia rappresentando un idillio, nel senso che i diari in seguito pubblicati nel 42 e successivamente nel nostro millennio raccontano molte altre cose della povertà di queste persone, dell'assenza di acqua, eccetera, eccetera. Eppure questo diventa il veicolo per la invenzione di un luogo che era di fatto sconosciuto agli stessi italiani proprio per la sua inaccessibilità. Ora, il rapporto tra accessibilità e luoghi del turismo è evidentemente una questione molto importante. Da una parte noi abbiamo una dimensione nella quale la difficile accessibilità di questi luoghi li ha preservati, a un certo punto li inventa, sono tantissimi dall'arco alpino alla Sicilia di Taormina o alla Campania di Capri, sono tanti i luoghi connotati da questa difficile accessibilità che poi improvvisamente divengono
attrazioni turistiche. Nel caso però delle Cinque Terre la questione è ancora più evidente, come ben rappresentata in questa cartografia, in questa mappa ottocentesca. I crinali delle montagne sono così difficilmente percorribili e così prossimi al mare che la costruzione di modalità di accesso all'area è stata sempre difficilissima e ancora oggi è difficilissima. In realtà in questo caso l'inaccessibilità diventa anche motivo di fascino, di fascinazione, di attrazione per turisti che dal momento in cui si inizia a definire tramite la nomina UNESCO tutta una serie di regole per il governo e la tutela di questo territorio arrivano in forma massiva e di fatto assolutamente incontrollata, con enormi difficoltà anche dal punto di vista della sicurezza pubblica. Il tempo. Claudio Magris, in un libro molto bello che si chiama L'infinito viaggiare, ragiona molto sul rapporto del viaggiatore, con lo spazio e con il tempo. Il viaggio, lui dice, è sempre un viaggio nello spazio, è sempre un viaggio nel tempo, ma è anche sempre un viaggio contro il tempo. E questa dimensione del tempo diventa estremamente importante da analizzare per due questioni. Una è la questione dei tempi di percorrenza. Turismo lento è evidentemente un'espressione estremamente usata e proveremo a capire che cosa significa turismo lento nella specifica situazione delle Cinque Terre, ma significa anche in qualche modo ragionare sui tempi della costruzione e della manutenzione di questo territorio. Le due immagini raccontano delle difficoltà legate all'uso dei suoli da un punto di vista agrario, però raccontano anche della necessità di una continua manutenzione, tanto che l'attenzione dell'ente parco è volta anche condividere la manutenzione, la conservazione di questo territorio attraverso popolazioni non solo locali, ma anche extracomunitarie. Dunque, il paesaggio delle Cinque Terre, anticipava adesso il professore, sostanzialmente è stato costruito in un lunghissimo arco temporale, un tempo lungo, una lunga durata, alla quale però nel corso di, potremmo dire, degli ultimi 30 anni, con già delle accelerazioni precedenti, si è sostituito un tempo molto più rapido, nel quale le trasformazioni accadono con significativa velocità. E uno dei fattori che in qualche modo ha contribuito a questa accelerazione è sicuramente la nomina UNESCO. Nel 97, infatti, il territorio delle Cinque Terre, Porto Venere e le Isole, è stato inserito nella lista dei patrimoni mondiali come paesaggio culturale sulla base dei criteri 2, 4 e 5, perché il sito, dice l'UNESCO, illustra uno stile di vita tradizionale che esiste ancora da più di 1000 anni e continua a svolgere un ruolo socio-economico importante nella vita della comunità, e forse questo concetto di continuità potrebbe essere messo in realtà in parte almeno in discussione, perché qui sono presenti una serie di elementi che illustrano la storia continuativa, di nuovo la parola continuità, dell'insediamento dell'uomo in questa regione nell'ultimo millennio, e perché il sito rappresenta l'interazione armoniosa tra uomo e natura per produrre un paesaggio di eccezionale qualità scenica. Nello stesso anno, nel 97, è istituita l'area marina protetta, nel 99 il Parco Nazionale delle Cinque Terre, nel 2001 il Parco Regionale di Porto Venere. Queste sono sostanzialmente le tre autorità i cui confini pressappoco coincidono con, lo vedete in questa mappa, i confini del sito UNESCO, e che a vario titolo sono incaricate della gestione del sito UNESCO. Bene, a partire dalla nomina UNESCO e anche dall'istituzione del parco, meglio dalla significativa campagna di marketing territoriale che viene intrapresa in quegli anni dal Parco Nazionale, le Cinque Terre, da area marginale quale erano, sono divenute una destinazione, potremmo dire, del turismo mondiale, del turismo di massa. Questi diagrammi, sui quali adesso scorro, vado velocemente, però sono delle elaborazioni che abbiamo fatto a partire da dati Istat, raccontano un po' di queste dinamiche. Per cui, credo si legga facilmente, l'enorme incremento del numero di presenze, di arrivi, di strutture ricettive nei quattro comuni che compongono le Cinque Terre, per cui Rio Maggiore, Vernazza, Monte Rosso al Mare
tre, scusatemi, comuni, poi Levanto, che è un altro borgo che in parte ricade all'interno del territorio del parco, ovviamente nella città della Spezia. Questi stessi diagrammi mostrano anche come in realtà l'entroterra, cioè i tre comuni che sono immediatamente adiacenti ma posti nell'entroterra rispetto al sito UNESCO, seppur abbiano a loro volta conosciuto un significativo incremento dei flussi turistici, non beneficino effettivamente di queste dinamiche. Un tasso di ricettività e densità ricettiva e di turisticità e densità turistica estremamente elevato, in alcuni casi confrontabile con quello di Venezia, anzi supera i numeri di Venezia. Prima Filippo diceva appunto un territorio fragile, marginale, almeno fino a un certo punto, che però ha dei numeri rispetto al turismo che sono effettivamente equiparabili a quelli di una città del turismo, come è il caso di Venezia. E poi... Però tutto questo, cioè l'incremento dei flussi turistici, delle strutture ricettive, dei posti letto, a fronte di una continua decrescita demografica. Un turismo, tra l'altro, con una breve permanenza media, al quale negli ultimi anni si aggiungono i croceristi, quindi persone che arrivano nel porto di La Spezia e visitano il territorio in un brevissimo arco di tempo, nell'arco di una giornata, quindi assolutamente in modo inappropriato rispetto ai caratteri del territorio, un turismo prevalentemente stagionale concentrato nei mesi estivi e in parte in quelli primaverili. Tutto questo implica evidentemente delle trasformazioni. In primo luogo una trasformazione del paesaggio. Vediamo nel 54 come quasi tutto il territorio delle Cinque Terre fosse coltivato, che qui significa terrazzato, e come oggi, o meglio nel 2017, solo una piccola porzione di esso lo sia ancora. Questo significa l'abbandono dei fabbricati rurali che punteggiano il territorio. Queste mappe sono il frutto di una ricerca fatta anche con la professoressa Ferrari, una borsa di ricerca per conto dell'ente parco e propedeutica all'elaborazione del nuovo piano del parco, del quale attualmente il parco non è dotato. Vedete, tutti questi puntini in questa mappa corrispondono sostanzialmente ai fabbricati attualmente presenti che sono in stato di abbandono, addirittura in stato di rudere, che sono prevalentemente concentrati nell'entroterra, cioè il processo sostanzialmente di abbandono della pratica agricola, della perdita dei terrazzamenti, del rimboschimento si accompagna all'abbandono di queste architetture tradizionali. Allo stesso modo un significativo incremento, dicevamo, delle strutture ricettive che si concentrano prevalentemente all'interno dei borghi. E qui vedete un esempio di Rio Maggiore, dove la quasi totalità degli edifici in questa mappa ospita oggi una o più strutture ricettive e dove lungo l'arteria principale che struttura, diciamo così, l'insediamento si concentrano una molteplicità di attività commerciali legate alla fruizione turistica del borgo. Questo ovviamente implica anche, come dire, uno stravolgimento della natura e dei caratteri dello spazio pubblico attraverso insegne, plateatici, tavolini di bar e così via. Alcune domande. In primo luogo, come i turisti arrivano alle Cinque Terre? Abbiamo sostanzialmente tre modalità possibili attraverso mezzi di trasporto. Il treno è sostanzialmente il mezzo più utilizzato perché è anche il più rapido, 23 minuti per raggiungere e attraversare le Cinque Terre dalla Spezia. L'automobile risulta molto onerosa in termini di tempo, parliamo di 112 minuti, ma soprattutto non vi sono posti auto, per cui è un mezzo assolutamente scoraggiato anche rispetto, come dire, alle politiche che sono attuate dal parco. E poi un ulteriore mezzo possibile è la barca, 100 minuti, il battello, che però è, come dire, un servizio specificamente indirizzato alla fruizione turistica. Bene, treno e barca implicano una grande quantità di persone che arrivano nel medesimo momento nelle piccole stazioni, nei piccoli moli che non erano stati concepiti a tale scopo e che in qualche modo non sono predisposti per poter accogliere una simile pressione turistica. E qui già, come dire, si inizia ad aprire una prima domanda progettuale. Domanda progettuale di grande importanza, nel senso anche da un punto di vista normativo e delle persone che sono delegate alla sicurezza dei luoghi. La sicurezza data nella vagone ferroviario o nella stazione ferroviaria riguarda un ente, la sicurezza poi all'interno delle piccole gallerie oppure degli stretti percorsi che conducono ai centri storici spetta alle amministrazioni comunali.
comunali. I telegiornali estivi raccontano spesso di alcune difficoltà nella gestione di questi spazi. Ecco che quindi la questione, che evidentemente è una questione anche di progetto, si in qualche modo incontra con altre questioni di diversa natura. Le fotografie che qui vediamo sono molto, molto significative. Da una parte l'idilliaca, per riprendere un aggettivo usato in precedenza, rappresentazione dei percorsi, e dall'altra invece la realtà in certi momenti, quegli stessi in cui Viola prima citava la presenza concentrata di turisti nelle Cinque Terre, raccontano tutt'altro. Eppure questo ha a che fare in qualche modo con un fascino che i luoghi esercitano ed è esercitata evidentemente dalle loro rappresentazioni, quelle colte, quelle artistiche legate alle immagini che ho mostrato io prima, ma anche a quelle in qualche modo innervate di intenzioni mercantili, quali quelle che il professor Vallerani prima citava a commento della domanda, in replica alla domanda della professoressa Reo. Penso che entrambe le rappresentazioni in qualche modo contribuiscano a capire una questione fondamentale che Aldo Rossi nel 1976, in un discorso introduttivo che tenne proprio qui in Spagna per un workshop a Santiago, cerca di esplicitare in relazione alle città e più in generale ai luoghi. Lui dice che è estremamente legato alla contingenza, questa cosa, vado a leggere. Lui dice che anche le città rappresentano, ma noi potremmo allargarlo ai paesaggi e ai luoghi, rappresentano i caratteri fondamentali dell'immunologia. Sembra un discorso calato nella realtà Covid. Ma quali sono, lui dice, questi caratteri? E li elenca, dice, la memoria, la specificità, secondo lo studioso americano Ivan Reut nel suo libro Essential Immunology. È molto strano che un architetto vada a citare uno studioso di immunologia, eppure cerchiamo di capire perché. Lui dice che è estremamente importante la conoscenza del non-self, di ciò che non è proprio e che conduce alla difesa o all'elaborazione di un processo, che è appunto quello legato all'immunologia. Ebbene, tutte le volte che un progetto si rapporta ad un luogo, deve riconoscerlo come non appartenente evidentemente alla propria, al proprio ordinario, al proprio quotidiano, deve riconoscerne i caratteri specifici e deve far sì che, qui cito, lo stile riesca ad elaborare un'architettura nella quale memoria specifica producano qualità analogiche. Ma allora la domanda diventa: come intervenire in questi luoghi, come far sì che possano essere apprezzati? Noi pensiamo che la questione quantitativa, i semafori all'ingresso dei sentieri o i semafori in accesso addirittura a città intere, è uno dei temi trattati a Venezia, non siano l'unica condizione. I tempi della percorrenza debbono essere in qualche modo interpretati come qualità per la conoscenza dei luoghi, anzi strumenti della conoscenza di quei luoghi. Noi vediamo in questa rappresentazione elaborata da Viola come si collocano i principali luoghi di accesso, i luoghi di visita di questi territori. Abbiamo visto la questione del treno, la questione della barca, che concentra i nodi cruciali, poi l'arrivo dei visitatori, ma vediamo nella immagine successiva una questione importantissima. Vediamo come quanto diceva Magris sia fondamentale. Il viaggio è sempre un viaggio nello spazio e nel tempo, ma anche contro il tempo. È un viaggio che in qualche modo deve intercettare anche possibilità, non solo legate alle veloci e troppo veloci visite, ma anche all'età o alle capacità motorie dei visitatori. In questa mappa, con soli quattro passaggi, riusciamo a far vedere cosa si raggiunge in 100 minuti. Ebbene, si raggiungono in 100 minuti quei luoghi più lontani dalle viste, ma anche molto più belli, una sorta di deturisticizzazione, deconcentrazione della turisticizzazione dei luoghi, che possono far meglio comprendere le ragioni ultime che hanno portato a quella conformazione territoriale tramite la costruzione di terrazzamenti.
Quindi sostanzialmente l'attraversamento a ritmo lento del territorio appare la modalità più appropriata per fruire di questi luoghi e anche per comprenderne i caratteri. E in una sorta di paradosso, la mobilità lenta è diventata qui una forma di attrattività per il turismo di massa, cioè cosa fanno le persone alle Cinque Terre? Alle Cinque Terre le persone sostanzialmente, le persone un po' più colte, più attente, nel senso che non mi riferisco a quei croceristi dei quali parlavo prima che cercano di visitare tutto il territorio nell'arco di una mezza giornata, ma le persone che effettivamente intendono visitare questo territorio lo attraversano con lentezza, lo attraversano a piedi, lo abbiamo visto prima, o lo attraversano in bicicletta. Qui vedete la rete diciamo escursionistica ciclabile, che in realtà ciclabile non è, nel senso che, fatta eccezione per un breve tratto del quale parlerò tra poco, la bicicletta può essere sostanzialmente, questo ci dice la Regione Liguria, portata in treno, oppure si può viaggiare sulla strada statale, che è quella, lo vedete meglio qui, sostanzialmente carrabile e a servizio dei vari borghi che punteggiano il territorio. In quasi tutti i paesi sono presenti dei servizi di noleggio bicicletta, alcuni parcheggi di interscambio, bici, gomma, e poi una serie ovviamente di punti panoramici che si aprono lungo questi itinerari. Per cui anche il fatto di attraversare il territorio in bici, per la sua specifica conformazione morfologica, richiede lentezza, nel senso che la conformazione dei luoghi impedisce la velocità, e questo sicuramente è un elemento di pregio per questo territorio. Nell'attraversare il territorio con lentezza, ovviamente un elemento centrale è quello della possibilità di comprendere, anche attraverso questi scorci panoramici, il paesaggio. Nell'arco degli ultimi anni, legati a questi temi, cioè rispetto a questo tema dell'attraversamento a ritmo lento, degli itinerari, delle ciclovie nel territorio delle Cinque Terre, si sono poste una serie di occasioni progettuali. Qui le vedete riassunte tutte insieme, ma ve le mostro più specificamente con una certa velocità. La prima questione, la prima occasione di progetto è la ciclopedonale Mare Monti, che è stata realizzata tra il 2006 e il 2011, che collega i borghi di Framura, Bonassola e Levanto. Si tratta di un percorso ciclopedonale, in questo caso sì in sede propria, ed è l'unico percorso ciclopedonale nell'area presente attualmente in sede propria, che è stato costruito sfruttando il sedime della vecchia linea ferroviaria che negli anni 70 è stata spostata più a monte, per cui si percorre sostanzialmente questo itinerario in piano, per lo più in galleria, e qui sì si aprono degli scorci nel momento in cui per brevi tratti le gallerie si interrompono e quindi c'è la possibilità di guardare il paesaggio, che è tra l'altro un itinerario molto inclusivo essendo in piano, e quindi che può essere percorso sostanzialmente da tutti senza particolari difficoltà. E questo itinerario è stata anche l'occasione per una riqualificazione, una riforma del lungomare di Levanto, progetto di Antonio Monestiroli con Manfroni Associati, e attualmente è stato approvato il progetto preliminare per l'estensione di questa ciclopedonale Mari Monti da Levanto a Monte Rosso, perché anche in quel tratto è presente un sedime ferroviario della ferrovia abbandonata negli anni 70, dismessa negli anni 70, che si immagina di riqualificare e convertire a ciclopedonale a tale scopo, appunto. Una seconda esperienza molto interessante è rappresentata dalla Fondazione Manarola. Sapete, nota alle cronache l'alluvione del 2011, una grande quantità di acqua in un breve arco di tempo, ma come dire, i danni che sono stati causati da questo evento naturale sono stati sicuramente accentuati dal rischio dal dissesto idrogeologico. Per cui, a seguito di quell'episodio drammatico, è stata istituita la Fondazione Manarola dagli abitanti del borgo stesso, che hanno donato i propri terreni alla fondazione, terreni che si trovano sostanzialmente nel teatro naturale all'interno del quale il borgo si incunea. Ed è iniziato un lento processo di recupero di questi terreni a fini agricoli con la ricostruzione dei muri a secco. Il progetto è particolarmente interessante perché, se da una parte si recupera una porzione di paesaggio terrazzato che peraltro è innervato di itinerari, dall'altra parte è divenuto una sorta di
progetto sociale, perché nel recupero di questi terrazzamenti gli anziani del paese, che ancora sanno costruire muri a secco, hanno formato persone senza lavoro e significative quantità di migranti che sono state coinvolte all'interno del progetto e che adesso vanno a comporre la banca del lavoro gestita dal parco, per cui queste persone altamente formate, altamente qualificate, possono essere assunte a tempo determinato dalle aziende locali qualora abbiano la necessità di ripristinare delle porzioni di muri a secco. Per cui da una parte si ricostruisce in qualche modo il carattere del paesaggio, dall'altra però è anche un progetto con valenza sociale. Ultimo, diciamo, progetto che intercetta il tema della viabilità lenta è quello della riapertura della Via dell'Amore, che è stata chiusa nel 2012 a seguito di una frana, per anni è rimasta chiusa, adesso è stato, ma recentemente, negli ultimi giorni, approvato il progetto esecutivo realizzato da un consorzio di imprese, per appunto innanzitutto il consolidamento di questo percorso, che è un percorso molto celebre che collega Rio Maggiore a Monte Rosso sul mare, a picco sul mare, in piano, e dall'altra parte però ovviamente l'opera di consolidamento è divenuta anche il pretesto per compiere una serie di interventi sulla natura di questo percorso, dai materiali alla pavimentazione, a elementi di arredo urbano, luoghi di sosta. E poi però, d'altra parte, dicevamo prima, si offrono allo stesso modo delle occasioni di progetto, che sono delle occasioni di progetto discusse anche con l'ente parco, quindi diciamo in qualche modo condivise, che nuovamente intercettano il tema dell'accessibilità, perché sono delle occasioni di progetto, le vedete qui in questa mappa, in questo disegno, che in qualche modo interessano le stazioni ferroviarie o i luoghi antistanti le stazioni ferroviarie, che dicevamo prima non hanno, scorro brevemente, la capacità di accogliere le grandi masse di persone che qui arrivano, ma che allo stesso tempo spesso hanno anche una qualità tale da non permettere al visitatore che arriva nel borgo di coglierne immediatamente il carattere. Qui siamo nell'area antistante alla stazione di Monte Rosso, che è sostanzialmente un parcheggio ad uso dei dipendenti della ferrovia, ed è il primo luogo che si vede quando si arriva a Monte Rosso, tra l'altro anche con una vista, essendo a una quota più alta rispetto a quella diciamo del mare, è abbastanza interessante verso il mare. Questo è un tema complicatissimo, quello che vi mostro adesso dell'ex villaggio Europa Corniglia, ed è anche un tema molto interessante, perché sotto il villaggio di sotto la stazione di Corniglia vi era questo villaggio Europa, un camping che è stato dismesso e che configura in realtà potenzialmente un sistema lineare nel quale intervenire, queste sono ancora le case del vecchio villaggio che lì rimangono, intervenire recuperando ancora delle porzioni di quel tracciato ferroviario dismesso e quindi potendo immaginare di estendere ulteriormente questo sistema di ciclo pedonale che corre parallelo al mare sui vecchi binari. E poi ancora la stazione di Manarola, con questo concludo e lascio la parola al professor Marzo, di nuovo un problema di capacità di accogliere i turisti, è estremamente ridotta la dimensione di questa stazione, dove peraltro si trova anche l'edificio che attualmente ospita la sede dell'ente parco nazionale. Non, mi pare che non ci sia tempo per affrontare nuove questioni. Mi pare che insieme al tema della percorrenza, della percorribilità di un territorio o all'interno di un territorio, estrema importanza anche abbia in taluni luoghi specifici la questione dell'arrivo a quei luoghi, perché l'arrivo è sostanzialmente il luogo in cui noi accogliamo delle persone, in cui una comunità di residenti si riconosce, ma anche il modo in cui si decide di accogliere persone che vengono da fuori, il cosiddetto non-self di cui parlava Rossi citando l'immunologia. Scusate, siamo stati un po' lunghi. Grazie mille al professor Marzo e all'architetto Bertini. Sono piacevolmente colpito non tanto dal modo in cui è stato presentato il lavoro, ma della capacità di questo esempio che avete portato oggi di inserirsi in maniera molto coerente con tutte le tematiche che abbiamo visto fino ad oggi all'interno di questo percorso di formazione.
Il tema dei patrimoni UNESCO e del loro rapporto col turismo è stato affrontato nelle prime giornate, quindi ricordo anche ai corsisti le parole dei relatori che hanno anticipato questo l'incontro di oggi, in cui si sottolineava l'importanza di avere degli strumenti di gestione in grado di contemplare dinamiche, capacità di carico, criticità e opportunità di queste aree, e di come la loro sfaccettatura potesse essere rilevante all'interno della presenza o dell'assenza di un sistema di gestione, anche dell'impatto che questo ha sul turismo. Sia il professor Marzo che l'architetto Bertini hanno sottolineato molto bene come in questo caso anche il lavoro che stanno portando avanti è propedeutico alla costruzione di uno strumento di gestione che attualmente manca e di cui si vedono platealmente le conseguenze sul territorio. E dall'altro canto credo che questo sia anche un incipit per il nostro prossimo relatore, l'ingegner Giancarlo Pegoraro, direttore del VEGAL, perché i due territori sono lontani ma condividono situazioni molto comuni entrambi, un'intensità di problematiche ma una totale differenza a livello di geomorfologia, caratterizzazioni territoriali, dove nel Parco delle Cinque Terre c'è una fortissima e ridotta porzione di spazio su cui la pressione turistica interessa un turismo, dovrebbe interessare un turismo lento, ma che invece si confronta con un turismo di massa. Al contrario, l'area del Vegal, che è un'area molto vasta, che comprende tutta la parte della città metropolitana di Venezia Nord, quindi un territorio ampiamente vasto e costruito dall'uomo allo stesso modo di quello che è stato fatto all'interno del Parco delle Cinque Terre, e a parità di necessità di una gestione fortissima di regimentazione delle acque, canalizzazione, mantenimento e preservazione al pari dei terrazzamenti, offre l'opportunità di uno sviluppo turistico che richiede una certa lentezza. Con il VEGAL, quindi il GAL della Venezia Orientale, negli anni scorsi abbiamo iniziato dei percorsi in cui provavamo a vedere come territori di questo tipo, cosiddetti territori lenti, potessero essere, insieme ad altri GAL, come per esempio quelli che ha citato il professor Valerani dell'area delle Valli del Tour e del Natisone nella regione del Friuli, l'inizio di un percorso di condivisione di un approccio al turismo lento e al turismo di paesaggio. Allora, lasciandogli la parola, gli chiediamo un po' come, all'interno anche di queste esperienze di un GAL come quello della Venezia Orientale, il rapporto tra paesaggio e turismo è in grado o può essere un grande vettore di sviluppo turistico, però con forte matrice paesaggistica. Beh, grazie a tutti, vi ringrazio anche perché è un'occasione per rivederci, Filippo, Mattella e molti, Chiara Lunghi, Francesco Valerani, insomma, mi fa davvero piacere rivedervi, di persona verrebbe meglio, ma comunque ci siamo abituati a questi processi. Allora io condivido lo schermo e provo a vedere se riuscite a vedere. Sì, molto bene. Bene, allora come ha anticipato Filippo prima, il caso studio di cui oggi vi parlo è un caso studio che interessa questa parte del territorio della città metropolitana di Venezia, che è la parte a nord della città, quindi da Venezia fino al confine col Friuli, sono 22 comuni, quindi metà della città metropolitana. È chiaramente un territorio, come molti territori veneti, caratterizzato da forme di dispersione abitativa, però nonostante, rispetto ad altri, essendo un territorio di recente bonifica, per il 70% siamo sotto il livello del mare, è abbastanza, ha una densità abitativa abbastanza bassa, fatta eccezione per la zona intorno a San Donà di Piave, che sta diciamo acquisendo sempre più delle caratteristiche urbane. C'è una forte caratterizzazione costiera sul turismo balneare, territorio che in particolare interessa Cavallino, Jesolo, Eraclea, Carlo, Bibione, è forse la più importante, una delle più importanti destinazioni balneari del Mediterraneo,
e raccoglie dei numeri importanti, stiamo parlando di oltre 20 milioni di presenze turistiche, un dato che mostra come alcuni di questi comuni fanno da soli più turisti di intere regioni italiane. Quindi voi potete immaginare l'organizzazione perfetta che questo territorio deve acquisire nei mesi estivi e al contempo la necessità di contemporare tutta una serie di attività che invece vengono svolte per tutto l'anno, che riguardano l'entroterra, che è un entroterra prettamente agricolo, più asseminativo nella parte più vicina al mare, mentre nella parte più a nord dedicata molto spesso al vigneto in continua espansione, in quanto anche per effetto delle politiche del Prosecco che, come sapete bene tutti, è andato a raggiungere la località di Prosecco in Friuli, vicino a Trieste, per mantenere la denominazione, con però una forte presenza manifatturiera nell'asse vicino all'autostrada A4, che transita nella parte più a nord dell'area, dove sono presenti alcune specializzazioni sia nel manifatturiero ma anche nel settore delle costruzioni. Quindi un territorio, diciamo, che ha diverse anime e che fino ad alcuni anni fa, quando guardava l'entroterra, lo vedeva così. No? Questo, io ho riportato questa immagine, magari non del tutto significativa, ma sostanzialmente quando noi ricevevamo delle immagini e c'era, diciamo, veniva discusso o veniva affrontato qualche politica riguardo all'entroterra, non c'era una grande attenzione. Questo era frutto un po' del fatto che l'entroterra veniva sempre anche raccontato con degli aggettivi che dicevano è uno spazio vuoto, è uno spazio senza identità, è uno spazio dove non c'è niente, è uno spazio brutto. Ecco, questi erano spesso gli aggettivi che raccontavano a inizio anni 90 questa parte del territorio. Devo dire che adesso qui porto l'esempio dell'attività negli ultimi 10 anni portata avanti come osservatorio del paesaggio, ma che ha raccolto tutta una serie di spunti di attività che sono state svolte nel territorio. In realtà, grazie a tutta una serie di lavori, da progetti a piani di sviluppo locale, da pubblicazioni a ruolo di, ad esempio, del Museo del Paesaggio, piuttosto che dell'evento che da 2 anni porta avanti il Consorzio Bonifica e che è denominato Terre Volute, questa percezione del paesaggio è cambiata. E quindi se prima lo si vedeva così, oggi le persone, i fotografi, ce lo raccontano così. Cioè, è cambiato qualcosa, no? È cambiato qualcosa. C'è più, questo per esempio sono alcune immagini raccolte in un recente concorso fotografico che abbiamo pubblicato, e devo dire che è cambiata la percezione, cioè cittadini, giovani, no? Famiglie leggono e danno un nuovo valore, cominciano a vederlo da nuove angolazioni, cominciano ad apprezzare alcuni scorci e cominciano anche ad apprezzare l'orizzontalità. Ecco, questa cosa che prima era vista come un disvalore, no? E quindi si associava il paesaggio bello a un paesaggio collinare, cioè un paesaggio che aveva delle ondulazioni, no? All'improvviso si comincia a dire, beh, però anche una cosa piatta può essere bella. Non significa piatto, non significa brutto. No? E questo non lo dicono solo dei fotografi. Qui sono ripreso alcune immagini di un fotografo che però è anche un urbanista che peraltro ha seguito molti piani regolatori del territorio, molti PAT, e quindi diciamo questa presa di consapevolezza non è passata da un artista o da persone che hanno un certo tipo di sensibilità anche a coloro che poi pianificano, no? E questo non è un aspetto a poco. E quindi si è cominciato, qui l'ho preso da un progetto che una società locale che Proteco di San Alibiade sta sviluppando con noi in materia di paesaggio, ho preso alcune immagini che sono un po' simboliche, no? All'improvviso delle cose, no? Delle cose che noi eravamo abituati a vedere, ma le quali che ritenevamo brutte,
no? Tutti ritenevano brutte, di fronte alle quali passavano velocemente, di fronte alle quali si provava addirittura senso di disagio, no? All'improvviso vengono considerate belle. No? Cioè, c'è una chiave di lettura, cambia una percezione che, insomma, per noi è già un risultato. Ecco che anche immobili come quelli dell'idrovole, no? Il consorzio bonifica stessa, grazie anche a un lavoro, cito per esempio una pubblicazione curata dal professor Vallerani per il consorzio bonifica, molto importante, no? Così comincia a chiamarle cattedrali nella bonifica. Questa cambia qualcosa nel linguaggio, no? E non solo immobili della bonifica, ma addirittura anche degli immobili delle chiese che per un territorio come il nostro, che magari ha il Duomo di Caorle o l'abbazia di Sesto Aregna, che è stata citata prima, appena al di là del confine, piuttosto che l'abbazia di Summaga, no? Queste piccole chiese moderne della bonifica venivano ritenute brutte, no? Invece hanno un valore. Cioè, è una scoperta questa cosa, è una scoperta. Immobili della bonifica, punti, diciamo, sostanzialmente abbandonati, diventano all'improvviso preziosi. E si comincia a fotografarli, si comincia in alcuni casi a recuperarli. E questo non solo riguarda immobili, ma anche alcuni elementi vegetali, alcuni filari piuttosto che alberi isolati diventano un valore. Si cominciano a vedere le montagne sullo sfondo e si cominciano a fotografarle. Tra l'altro il nostro è un territorio che permette questo, e forse è uno dei pochi territori del Veneto da cui appunto dal mare si vedono, questo avviene anche a Venezia, si vedono le montagne all'orizzonte. Ecco, questi cambiamenti sono frutto poi di tanti passaggi. Io ne cito alcuni qui, per esempio, peraltro forse dovremmo, Matilda, approfondire cosa è avvenuto tra noi, questo territorio e UAV, perché in realtà le cose che sono state fatte sono così tante e che ne siamo reciprocamente poco consapevoli. Ecco, questo ad esempio è un lavoro che avevamo fatto anni fa con il professor Grandinetti, e ci eravamo resi conto che, insomma, questo patrimonio diffuso di immobili, no, bisognava conoscerlo, bisognava contarlo. Abbiamo contato circa 600 immobili dismessi, e da lì poi sono partite anche delle nostre politiche di recupero di questi immobili. Quindi, per esempio, noi come gruppo di azione locale, come tutti i gruppi di azione locale, disponiamo di risorse per poter sostenerne il recupero e il restauro. Anche poi con l'elaborazione di alcuni strumenti conoscitivi che aiutavano il restauro dei singoli, sia per i progettisti che per le imprese, che per i proprietari. Tutti questi immobili in realtà sono punti, ma sono anche collocati lungo delle linee. Prima le linee erano sostanzialmente i fiumi erano sostanzialmente solo dei confini, avevano pochissimi ponti per attraversarli, poi gli argini diventano anche itinerari, no? E si comincia a tabellare e a mettere a disposizione tutta una serie di itinerari. Qui trovate ad esempio una delle segnaletiche dell'itinerario costiero Gina Lagune, che poi diventa un pezzo dell'itinerario più ampio che si chiamerà ciclovia Venezia Trieste e non solo. E lungo questi itinerari cominciano a muoversi persone, il territorio comincia anche a voler superare alcuni punti, alcuni corsi d'acqua, creando dei passi barca. Noi stessi come GAL, per stimolare la cosa, siamo diventati anche armatori e abbiamo comprato una nostra barca perché metterla poi a disposizione dei comuni, perché vedevamo una difficoltà ad avviare il processo, quindi come spesso fanno i GAL, alla fine fanno da apripista, no? e
e sfidano un po', per anticipare un po' i tempi, e il territorio poi si dota di un master plan, perché si nota che unendo i vari pezzi, no, perché queste cose poi nascendo dal basso nascono a pezzi, no, unendo i vari pezzi si arriva ad avere una rete di 500 km. Una cosa veramente importante, insomma, cominciano a crearsi non solo delle linee, ma si cominciano a creare degli anelli che permettono la visitazione sul territorio. Come tutti i GAL abbiamo a disposizione un piano di sviluppo locale. Nella tornata in corso noi abbiamo chiamato il piano di sviluppo locale punti superficie linee, quindi richiamando, diciamo, l'acronimo di PSL, piano di sviluppo locale, abbiamo voluto in qualche modo tornare ai fondamentali, cioè proprio agli elementi costituenti del nostro territorio, che sono appunto punti, un idrovora, un edificio, superfici aree dove vengono svolte delle iniziative che possono essere ambiti di forestazione o di valorizzazione, e linee che sono itinerari, finali e così via. Su questo, il collante di questi punti di superficie e linee lo abbiamo in qualche modo cercato di attribuire all'arte. No? È stato un percorso non semplice, ma insomma abbiamo visto che questo l'arte ci ha permesso di sia di costruire questa identità, sia di diciamo aiutare la connessione tra questi elementi fondamentali costituenti. Questo in realtà lo avevamo cominciato a sperimentare alla fine della programmazione precedente, la programmazione 7-13, come i GAL appunto lavorano per periodi di programmazione che sono i settennati di programmazione comunitaria. Nel 2015, che era l'anno di Expo in particolare, avevamo stimolato la realizzazione di una serie di mostre, 12 mostre, con un main event a Caorle, mostra molto importante, e le avevamo organizzate nei luoghi che avevamo restaurato, no? Un bosco, una fornace, mulini, il faro e così via, no? Tutti i luoghi che noi avevamo contribuito a restaurare e che erano degli immobili, dei luoghi messi a disposizione, e qui abbiamo organizzato questo primo prototipo e poi un catalogo. Questa cosa è proseguita nella programmazione attuale e abbiamo cominciato un ciclo di residenze artistiche. Quindi ogni anno abbiamo delle residenze artistiche. Questa è la prima residenza artistica che abbiamo fatto all'interno del PSL 2014-2020. Qui abbiamo chiamato quattro artisti che hanno vissuto la prima esperienza che abbiamo fatto è stata sui borghi. Quindi abbiamo fatto una riflessione su tre borghi, e in particolare su uno di questi, che è il borgo di Boccafossa, dove c'era un museo del paesaggio che avevamo finanziato anni addietro. E qui con questi quattro artisti abbiamo, con il mezzo, ogni anno utilizziamo un linguaggio artistico, in questo caso la fotografia, perché la ritenevamo come un primo linguaggio artistico, quello su cui partire per primo, e abbiamo organizzato una serie di iniziative, mostre, e anche qui ha contribuito, anche con un po' il concorso fotografico con il quale poi raccogliamo delle immagini, ma ha contribuito a organizzare una mostra, in questo caso anche inventando un modello del museo, una mostra più tutta una serie di opere che reinterpretavano degli oggetti della città contadina, ma insomma sostanzialmente poi abbinato un percorso di valorizzazione e di dialogo con gli abitanti del borgo, che per noi è stato molto, molto utile in fase di avvio. L'iniziativa poi è proseguita con una seconda edizione, qui abbiamo l'artista è stata invece una scrittrice, abbiamo usato il linguaggio in questo caso della scrittura, e questa scrittrice ha incontrato una serie di imprenditori, una decina di imprenditori che erano nostri beneficiari, e con loro sono state ricostruite le storie delle aziende che noi avevamo sostenuto con dei contributi. Questo è stato un elemento altrettanto importante, perché
vedevamo che il contributo che noi davamo era certamente utilizzato per la valorizzazione dell'impresa, dei locali, chi comprava un macchinario, chi restaurava l'edificio, eccetera, ma spesso l'imprenditore dimenticava il senso di quello che stava facendo, no? Il perché lo sto facendo e come si relaziona realmente con il territorio. E questo un progetto che poi è stato mutuato dalla regione e adottato anche con un'altra edizione che poi la regione ha realizzato per intervistare altri imprenditori beneficiari del PSR, del programma di sviluppo rurale, è stato un altro elemento importante. In realtà nel frattempo avvenivano cose, no? E non tutte chiaramente determinate da noi. E sono avvenute tutte sostanzialmente a fine degli anni 90, no? Gli anni 90, per una serie di motivi, forse non è questo il luogo di indagarli, dal Parco della Scultura in Architettura di San Donà, anche qui anni 90, a Scogliera Viva, un'intuizione felice anche qui del fine anni 90, con i quali venivano scolpiti dei massi della scogliera di Caole, a episodi, qui sotto ad esempio vedete un'opera di Rindin, un artista che avevamo già chiamato noi in una di quelle residenze artistiche del 2015, che ha arricchito con delle opere di un po' tra la land art e l'arte distribuita, un importantissimo itinerario che collegava Bibione con il faro che avevamo recuperato. Poi tutte queste vengono lette anche da un importante lavoro di censimento delle architetture del Novecento fatto dalla regione e si realizzano cose. Sopra vedete un'immagine dei lavori quasi in fase di conclusione di valorizzazione della Perfosfati, la prima fabbrica della nostra zona, e sotto un altro importante lavoro che è quello della piazza di San Donà, che ha cambiato molto. Queste cose non avvengono solo da parte degli enti pubblici, sopra abbiamo visto le iniziative pubbliche, ma anche da parte di aziende. Nel 2019 la più grande azienda agricola italiana a Caole inaugura Terre d'Avanguardia. In realtà è un percorso nato molto prima, un borgo importante, aveva 2-3 mila abitanti, nel periodo di massimo fulgore. Noi interveniamo qui ai primi anni 2000 con un contributo, piccolissimo contributo, 80.000 euro di contributo che demmo a Gene Agricola per il recupero di un piano terra, un primo lotto di recupero. Poi in realtà questo seme che avevamo posizionato porta Gene Agricola a sviluppare un progetto e nel 2019 inaugurarlo. Si dota di un piano, no? Quindi ecco, mi fa piacere dire queste cose anche in base a alcune cose che erano state dette prima, che erano state chieste anche al professor Valeragni su questa immagine bucolica. Questo è un esempio della più grande azienda agricola italiana e insomma contempera queste attività anche con una produzione intensa, per certi versi anche fin troppo intensa, ma comunque che insomma sono degli esempi di non sguardo esclusivamente rivolto al passato o a elementi, diciamo, non collegati a una produzione primaria effettiva. Quindi qui viene fatto un master plan che individua, cioè costruisce una strategia per l'intera tenuta, una tenuta abbastanza, sì, molto importante, che ha attraversato alcune strade pubbliche e in particolare nei punti, scusate la qualità dell'immagine, ma purtroppo non ho avuto il tempo di costruire meglio la presentazione e quindi purtroppo la qualità è questa. Però insomma credo che si riesca a vedere. Nei punti di accesso alla tenuta d'ingresso delle strade vengono realizzate le opere d'arte, l'azienda incarica un artista, Garutti, e ecco, ci tengo per esempio a questo lavoro
sul tetto viene costruito questo tetto, tra virgolette, dorato, no? Per dare importanza alla casa rurale sottostante. Viene recuperato l'idrovola, viene fatta una bike station, vengono fatti per più di 20 km di percorsi ciclabili interni all'azienda e oggi sono messi a disposizione del pubblico che possono fruire degli itinerari sia con mezzi propri sia affittandoli nella ciclostazione. Questo è, partendo da questa iniziativa nata nel 2019, l'anno scorso proviamo a coinvolgere altre 4 imprese. In questo caso abbiamo chiamato degli artisti e abbiamo lavorato sia sull'itinerario del canale Brian, dove avvengono delle cose, no? In particolare col Consorzio Bonifica sono stati fatti dei progetti sulle idrovole, ad esempio riportando negli edifici delle idrovole i vetri colorati. Sembrano degli aspetti banali, superficiali, ma in realtà sono degli elementi, piccole gocce, no? Che contribuiscono a migliorare la percezione del patrimonio. E in 4 imprese organizziamo delle residenze d'arte, anche qui ospitiamo degli artisti che interpretano il territorio e creano un circuito. Questo circuito che è fruibile. Ecco, in alto a sinistra vedete ad esempio un'opera d'arte fatta sul tetto. In questo caso la domanda era quanto siamo in connessione simbiotica, in connessione, diciamo, con l'ambiente che ci circonda, quanto lo siamo veramente. E questa domanda viene anche guardando i filari, guardando la coltivazione che c'è davanti, guardando il boschetto che c'è dietro, no? Sotto invece vedete un'opera d'arte luminosa in un'azienda che si interrogava su quanto ci fosse prima che gli attuali proprietari acquistassero l'immobile. Il dubbio che avevano gli imprenditori era prima che arrivassimo noi sostanzialmente questo luogo non aveva storia, no? Ecco, con gli artisti invece siamo andati a fare una ricerca all'archivio di Stato, abbiamo trovato una mappa che mostrava come quell'edificio su cui gli artisti hanno installato quell'opera in realtà era rappresentato in un'antica mappa del 400 e quindi la storia c'era e come, no? Sopra in alto a destra invece vedete ad esempio un'altra opera d'arte fatta nel più grande noceto europeo che è tra Carlo ed Eraclea, il comune di Eraclea, e lì abbiamo fatto parlare ad esempio i 30 dipendenti di questa azienda agricola, no? E ognuno di loro ha impresso una formella di terracotta sul tronco di un noce e poi questa formella, quindi non è ancora ripresa l'immagine finale, è stata collocata in questi pali di noce che nella parte conficcata al terreno sono stati dipinti con della pittura dorata, no? Per dare pregio a questo simbolo e così via, insomma. Adesso sotto invece è una grande azienda agricola di Jesolo che è di proprietà di Naturasì, ecco Naturasì, il primo operatore biologico italiano, che è un'azienda biodinamica molto, molto spinta e che ha peraltro, io penso, la più bella stalla in assoluto che abbia mai visto in Italia. Vi consiglio di vederla perché è veramente un salotto, non una stalla. E così cambia la percezione, no? Vedete come negli anni un territorio che non si era abituati, come avevo detto prima, cambia sempre di più. Il territorio diventa un'opera d'arte e coloro che lo custodiscono, lo mantengono, in realtà sono dei pittori, sono degli scultori, sono sì custodi, ma anche interpreti attivi di questa iniziativa. E quindi nascono anche con un altro progetto, ad esempio, nascono anche dei tentativi di normare questa cosa, no? Regolarla, no? Che altrimenti un eccessivo e giusto interesse, no? Può portare anche a degli errori, a perdere la chiave di lettura di alcune cose. Per esempio con questo progetto stiamo dando delle regole
proprio per accedere a, prima era stato accennato sempre da Valerani, per accedere ai prossimi fondi importanti che le aziende avranno a disposizione per creare infrastrutture verdi. Come avvengono? Come ciascuno di questi può intervenire? Ecco, è importante che questo non avvenga a caso, no? Se vogliamo mantenere la lettura di un contesto di bonifica, oltre che le funzioni fondamentali, dobbiamo dare diciamo, delle regole che aiutino diciamo, poi a mantenere alcune chiavi di lettura. Ecco, io non so quanto tempo avevo e se l'ho abbondantemente sforato. Assolutamente no, anzi siamo abbastanza in linea con le tempistiche. Ringrazio per il contributo di Giancarlo Pegoraro perché, come giustamente ha detto, in un frangente ormai la relazione tra IUAV e Vegal è un patrimonio comune che neanche noi ormai riusciamo a capire la dimensione e i confini di quello che abbiamo fatto noi per voi e voi per noi. Quindi questo dimostra come anche la capacità dell'università e della terza missione di arrivare sul territorio e di supportare il territorio in dinamiche come queste che poi portano a benefici comuni. Credo che gli esempi che ha portato, soprattutto anche che esulano dalla ristretta tematica paesaggistica legata più a una dimensione ambientale, denota anche come in un contesto come quello della Venezia orientale anche una dimensione culturale, artistica, prova a spostare l'ago della bilancia verso un nuovo modello di scoperta e di sfruttamento, passatemi il termine non inteso in senso negativo, di risorse territoriali che possono essere valorizzate grazie anche a questo tipo di attività. Parto da una cosa che ha detto l'ingegnere Pegoraro per dare la parola a Chiara Longhi, project manager del GAL Delta 2000, urbanista di formazione e di tra l'altro di scuola IUAV, quindi è sempre un piacere anche avere persone che vediamo operare sul territorio che si sono formate all'interno del nostro Ateneo. L'ingegnere Pegoraro ha detto a un certo punto noi abbiamo in questo territorio, quello della Venezia orientale, siamo passati dal considerare i fiumi, gli elementi geomorfologici da confini a elementi lineari di connessione. Allora abbiamo chiesto alla dottoressa Longhi se uno dei suoi progetti che il GAL Delta 2000 sta portando avanti, in particolare quello relativo al progetto Cammini, che prova invece ad allargare i confini all'interno della regione Emilia-Romagna, proprio ripercorrendo e connettendo attraverso degli elementi culturali che diventano poi tracce tangibili sul territorio, anche questo focus che interessa territori diversi che però tengono insieme cultura, natura, paesaggio e anche ovviamente sviluppo territoriale. Quindi a lei, dottoressa Longhi, la parola. Buongiorno e grazie a tutti dell'invito. Volevo condividere con voi le slide. Vediamo se... Vedete? Sì, metti in modalità presentazione così vediamo ancora più grande. Arriva, forse? Niente. Anche ieri dava questo problema, arrivo subito, vediamo se riusciamo. Vedete meglio? Ok. Niente, io parto inizialmente con una piccola introduzione prima di focalizzarmi sul progetto dei cammini, ma anche sul progetto del paesaggio, che sono due progetti di cooperazione che vedremo successivamente. Vi presento innanzitutto un po' il territorio del GAL Delta 2000, che comprende 17 comuni tra le province di Ferrara e le province di Ravenna.
Il GADETA 2000 esiste dal 1994 e attraverso le varie proclamazioni e la presenza sul territorio ha seguito anche l'evoluzione di come gli stakeholder, i cittadini e gli enti locali vivono e percepiscono il territorio del Delta del Po. Il territorio del Delta del Po, che è sicuramente, come tutti sapete, un territorio molto importante dal punto di vista naturalistico, che rappresenta un importante sviluppo turistico, un importante volano per il turismo dell'area del Delta del Po, però sempre più negli ultimi anni, attraverso l'integrazione del paesaggio naturale, del paesaggio abitato, del paesaggio culturale legato anche al paesaggio agricolo, si è visto come si sta modificando la percezione di creare un turismo legato anche a questi nuovi punti di vista, che può essere in grado di generare nuove economie. Ed è per questo che il GAD Delta 2000 vuole puntare, diciamo, ha puntato tutto su uno slogan nell'ultimo settennato di programmazione di sviluppo locale, che è questo: il Delta del Po per lo sviluppo del turismo sostenibile e dell'economia locale. E prendiamocene cura. Con questo focus sul turismo sostenibile, il GAL vuole creare e instaurare nuove opportunità di turismo in modo da renderlo dinamico, destagionalizzato e che possa essere un volano per tutto il periodo dell'anno, per l'intero territorio, non solo un turismo balneare, diciamo così. È un turismo sostenibile anche per gli operatori economici, perché possono essere in grado di creare nuove esperienze diverse dal turismo tradizionale e standardizzato. Un turismo sostenibile anche rivolto alle imprese agricole, perché possono e devono essere consapevoli che il loro modo di coltivare e la tipologia delle coltivazioni che hanno possono essere una risorsa per il territorio. E un turismo sostenibile anche per, come turismo rurale, per creare nell'area del Delta delle esperienze di turismo slow che coinvolgano anche la cittadinanza e la collettività, perché i cittadini e chi vive il territorio sono coloro che custodiscono il patrimonio immateriale del territorio. Quindi un turismo sostenibile che si impegna a prendersi cura del paesaggio, delle risorse naturali, per migliorarlo e per eliminare quegli aspetti negativi che possono essere disturbanti anche per il turista che viene a vedere l'area del Delta del Po. Ed è per questo che gli ambiti tematici di intervento del GADETA 2000 sono il turismo sostenibile, la cura e la tutela del paesaggio e della biodiversità. Gli attori a cui sono rivolte le azioni e i progetti del GAL sono molteplici. Andiamo dagli agricoltori, che devono essere attenti e rispettare l'ambiente, agli operatori che operano nel turismo e che si occupano di accoglienza, agli enti di ricerca, alle università, alle scuole, agli enti pubblici e a tutti gli operatori, insomma tutti questi sono tutti gli stakeholder con cui abbiamo a che fare costantemente per portare avanti la nostra strategia. La nostra strategia, che è divisa in 5 focus area: una che è la qualità della destinazione, la qualità dei prodotti, l'etica della destinazione, il restyling e l'estetica del paesaggio, e l'ultima è il Delta del Po, un tesoro da svelare al mondo. La prima focus area comprende tutti quei progetti volti a migliorare le strutture e i servizi per la collettività e la fruizione turistica del territorio,
La focus area 2, la qualità dei prodotti, comprende tutte quelle azioni, quei progetti che sono dedicati alla biodiversità e all'estetica del paesaggio che sono capaci di valorizzarlo. La focus area 3 riguarda l'etica della destinazione, che raccoglie tutti quei progetti che hanno l'obiettivo di promuovere pratiche agricole sostenibili e anche di inclusione sociale, ma anche progetti volti al coinvolgimento dei cittadini per rendere importante, insomma, e incentivare quello che è l'amore per il territorio di chi lo abita, perché solo chi vive il territorio, chi ha amore per il proprio territorio, se ne prende cura. La focus area 4 è dedicata a tutti quei progetti che si occupano di restyling ed estetica del paesaggio, inteso in questo caso soprattutto come paesaggio costruito, e quindi proprio per valorizzare quelli che sono le caratteristiche dei paesaggi ed eliminare quelli che sono i detrattori ambientali che lo rendono, diciamo così, per semplificare, brutto. La focus area 5 e il delta del Po è un tesoro da svelare al mondo, che sono quei progetti che vogliono rivolti alla promozione della zona del delta in maniera unitaria. Ora mi soffermo un po' su alcuni dei bandi e dei progetti che stiamo mettendo in campo in questi anni. Il primo è Le Porte del Delta, che è un progetto realizzato con l'ente di gestione dei parchi e la biodiversità Delta del Po per la realizzazione di 11 porte di accesso al parco. Vi volevo far vedere, se si riesce, un piccolo video che riassume, diciamo, i risultati di questo progetto. Vediamo se parte. È un progetto che deriva da un concorso di idee, no, non parte, sì, che è stato fatto con la programmazione precedente per cercare di di valorizzare quelli che sono il parco del Delta del Po nel momento in cui le persone lo attraversano. Perché, essendo un parco aperto, tante volte viene attraversato senza rendersi conto di essere all'interno di un parco. E quindi è stato realizzato un concorso di idee per capire quali potevano essere dei modi per cercare di far capire alle persone questa cosa, ed è stato il vincitore a realizzare questi manufatti. Il parco poi si è preso in carico di realizzarli effettivamente, e sono stati realizzati 11 manufatti in 11 dei comuni del parco, sì, insomma, che avete potuto vedere dalle immagini. Questo per creare un'identità territoriale. Altri progetti sono stati quelli degli enti pubblici, che attraverso il bando per la qualificazione dei paesaggi, delle vie d'acqua e degli itinerari, hanno realizzato degli interventi di miglioramento dei percorsi. Un altro importante progetto è stato quello rivolto alle imprese agricole per la ristrutturazione, l'ammodernamento e la valorizzazione delle produzioni che rendono il paesaggio maggiormente attrattivo. E quindi anche in questo caso sono stati premiati tutti quegli agricoltori, tutte quelle imprese agricole che hanno realizzato interventi e colture in linea con quelli che sono le caratteristiche paesaggistiche dell'area del Delta del Po. Per fare questo, insomma, è stata fatta anche una cabina di regia con esperti di settore che hanno detto e hanno elencato quali potevano essere le coltivazioni interessanti, insomma, per il Delta, che può essere dall'asparago al melone e così via, oltre che ovviamente magari alla vite, che è già un po' più specifica. Altri bandi, è stato importante anche il progetto che è stato più che altro un concorso di idee rivolto
artisti, insomma, o architetti o altro, che volevano per capire come valorizzare il paesaggio del Delta con la componente del paesaggio costruito, come avevo anticipato precedentemente. Ed è stato realizzato un catalogo, vi faccio vedere solo la copertina, con alcune, scorrere un po' velocemente, che raccoglie tutte le proposte che hanno realizzato questi professionisti e che potevano essere uno spunto per sia le imprese private che le imprese pubbliche, che gli enti pubblici, per valorizzare il paesaggio. E qui ci sono proposte che vanno dalla realizzazione di piccoli manufatti sul territorio per quanto riguarda chi voleva realizzare dei punti vendita in maniera che siano tutti uguali, piuttosto che la realizzazione di schermature per eliminare quelli che potevano essere zone più degradate e altre idee progettuali. Da questo sono scaturiti, diciamo, questo è stato il punto di partenza per realizzare due bandi, uno per gli enti pubblici e uno per i privati, per finanziare dei progetti che erano in linea con le idee presentate dal catalogo. Successivamente, altri interventi che possono essere interessanti sono quelli rivolti all'educazione ambientale e all'educazione paesaggistica, rivolti in particolar modo agli studenti, con un progetto di educazione ambientale per le scuole elementari, diciamo, e medie, e anche con l'università, perché sono state realizzate tre edizioni dell'International del Delta International Summer School, con rivolte ogni anno ad tematiche di progettazione del paesaggio del Delta, in modo da creare anche degli spunti, ed erano rivolte soprattutto anche agli operatori del territorio per creare degli spunti di progettazione futura. Un altro importante progetto è quello della cartellonistica e segnaletica coordinata, in cui il parco ha realizzato un manuale finalizzato al un manuale di immagine coordinata per tutta la cartellonistica che ha fatto direttamente il parco, ma che tutti andranno a fare nel futuro, per in modo da creare un'immagine identitaria e unitaria di quello che può essere l'area del Delta del Po. Sempre questa unità viene anche da un altro progetto che stiamo realizzando noi direttamente come GAL, che è la valorizzazione del Delta in maniera unitaria. È stato creato un portale unico dove tutti gli operatori del territorio vanno ad inserire le proprie proposte, un logo e del materiale turistico. Altri progetti di cui parlavamo prima, cioè sicuramente importanti, è il progetto dei cammini. Il progetto dei cammini è un progetto di cooperazione interterritoriale e regionale che coinvolge 6 GAL, tutti e 6 GAL della regione Emilia-Romagna. Il GAL capofila in questo caso è il GAL Delta 2000 e l'obiettivo del progetto è valorizzare tutti quelli che sono gli itinerari e i percorsi che ci sono all'interno delle aree dei GAL, in modo da organizzarli in maniera unitaria con servizi efficienti e coinvolgere anche la popolazione locale. Attraverso il processo di incontri che si sono avuti tra i vari GAL per la definizione del progetto, è emerso che ovviamente le realtà territoriali sono molto diverse e i punti di partenza sono molto diversi. Ad esempio, il GAL del Ducato ha già tantissimi itinerari e cammini già strutturati, già tabellati, con punti tappa molto già identificati, mentre l'area, per esempio, nostra del GAL Delta 2000 è un po' più indietro. In questo progetto si vogliono quindi colmare, diciamo, un po' questi gap
e proporre un sistema di cammini all'interno di tutto il territorio regionale e promuoverli in maniera unitaria. Ecco che il progetto si divide in varie azioni, che sono azioni comuni, ovvero che sono realizzate contemporaneamente da tutti i GAL, e azioni locali. Ovviamente il coordinamento e la gestione, l'importante l'azione comune C2, che è la definizione di itinerari e percorsi prodotti lungo il cammino. Che cosa ha di peculiare questa azione? Che oltre alla mappatura dei tracciati in maniera unitaria, vuole anche mettere in collegamento quelli che sono i prodotti e le produzioni tipiche dei territori attraversati dagli itinerari, in modo da creare anche uno spunto in più al camminatore, che può essere viandante o pellegrino o semplice turista, che attraversa l'itinerario, creando anche una motivazione in più per attraversare il territorio. Sicuramente una delle azioni importanti di questo progetto è andare a fare uno study visit a Santiago di Compostela, che è lungo l'itinerario, in modo da avere sicuramente uno degli itinerari più importanti a livello europeo, che può sicuramente creare degli spunti di riflessione, coinvolgendo anche proprio gli operatori locali, chi opera lungo quelli che possono essere i cammini, non so, l'impresa turistica che offre ospitalità, tentando di portarli a vedere quello che può essere, quello che può rappresentare un'evoluzione dello sfruttamento di questi itinerari e di come potrebbero diventare. Un'altra azione del progetto è il passo del viandante, ovvero il coinvolgimento delle scuole, soprattutto scuole alberghiere, per creare dei piatti che possono essere in cui possono essere usati prodotti delle produzioni tipiche dei territori che abbiamo visto prima. E ovviamente poi ci sarà un progetto, un'azione dedicata alla promozione. Come vi dicevo prima, il fatto che ogni GAL ha dei punti di partenza diversi, alcuni GAL, non tutti, fanno delle azioni locali che fanno solo loro. In questo caso alcuni avranno una definizione di un progetto preliminare di allestimento di alcuni punti, alcune tratte dei percorsi e anche degli interventi di sensibilizzazione degli stakeholder locali per quanto riguarda la promozione e la strutturazione di quel determinato cammino. Quindi ci saranno, oltre a dei workshop di sensibilizzazione, degli incontri con gli operatori locali, anche una mappatura di quello che possono essere dei punti tappa a distanze precise, i servizi di ospitalità, l'evidenziazione di punti di criticità, i ristoranti, l'ospitalità e quant'altro. E poi ovviamente la realizzazione di materiali e brochure che possono promuovere quel determinato itinerario. Altre azioni locali sono l'allestimento e la valorizzazione di quei percorsi, ovvero alcuni GAL, oltre a studiare le tratte del proprio territorio, allestiranno un piccolo percorso pilota, un piccolo progetto sperimentale, insomma, in modo da capire come può essere la progettualità futura. Vado avanti veloce, questo è diciamo uno schema di sintesi di quali GAL faranno le azioni locali. Un altro progetto di cooperazione interterritoriale è intitolato Paesaggi da vivere, tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali dell'Emilia Romagna. Come nel precedente caso, anche in questo i GAL coinvolti sono tutti e sei i GAL dell'Emilia Romagna. In questo caso però il GAL capofila è il GAL Valli Marecchie Conca. In questo progetto sono coinvolti anche l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, il Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia Romagna,
tutti i parchi e le aree protette inserite nel territorio sono state chiamate a tavoli di coordinamento per aiutare i GAL a definire quelli che sono i paesaggi tipici dei loro territori. Quindi quali sono le azioni? Intanto sicuramente una lettura approfondita di quello che possono essere i paesaggi rurali delle aree dei GAL, ovviamente fatti in una maniera unitaria. Il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei cittadini e degli stakeholder a quelle che sono le tematiche del paesaggio, a realizzare degli interventi pilota per capire e per rendere evidenti, capire quelli che sono, per rendere evidenti dei punti particolarmente significativi di paesaggio, e stimolare la costituzione di osservatori locali e regionali. Le azioni sono qui semplificate, ovviamente la gestione di coordinamento, lo studio del paesaggio e delle sue dinamiche di trasformazione, il coinvolgimento del territorio mediante un percorso partecipato con gli enti e i soggetti locali, l'attivazione di un'azione concreta di valorizzazione del paesaggio e la promozione. In particolare, per quanto riguarda l'azione di studio del paesaggio, abbiamo detto ci sarà una fase di ricerca e analisi realizzata in maniera comune e l'individuazione dei luoghi in cui realizzare le azioni concrete di valorizzazione di paesaggio. Inoltre verranno realizzati anche due visit tour in luoghi o in Italia o in Europa, ancora non si è deciso, in cui andare a vedere degli esempi virtuosi in modo che possano essere un buon esempio da riportare nei vari territori. Ovviamente ci sarà anche la restituzione dei dati di mappatura dei vari paesaggi e analogamente anche le azioni concrete di valorizzazione di quei luoghi che sono emersi dalla mappatura che possono essere significativi. Per quanto riguarda la promozione, si pensa a realizzare una mostra sia fisica che interattiva, sfruttando anche interventi di realtà aumentata, per spiegare l'evoluzione dei vari paesaggi che si sono analizzati durante la fase di studio. E poi si pensa anche di realizzare 6 eventi, uno per ogni GAL coinvolto, in cui portare questa mostra in modo che sia una mostra itinerante, a cui invitare ovviamente gli stakeholder dei vari territori per innescare nuove strategie, nuove sinergie per lo sviluppo del territorio. E ovviamente anche la partecipazione a fiere, ad eventi divulgativi e oltretutto una breve sintesi della mostra verrà messa a disposizione anche per il web per quanto riguarda anche i siti regionali che sono coinvolti, insomma ci hanno chiesto di essere coinvolti anche loro mettendoci a disposizione i loro spazi anche per promuovere insomma quello che saranno i risultati che verranno da questi progetti, da questo progetto. Un altro breve punto insomma del GAL è la partecipazione che vi, insomma, volevo fare un po' un piccolo riassunto di quelli che sono altri progetti che il GAL ha in piedi e che toccano vari aspetti, insomma, che possono essere dal progetto InnoCulture che vuole rafforzare l'offerta culturale del territorio attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, al progetto Tourism for All, che vuole promuovere un turismo accessibile e inclusivo attraverso interventi pilota. Il progetto Excover, che riguarda la valorizzazione di borghi rurali minori, e il progetto Value, invece, che riguarda la valorizzazione di siti archeologici.
In tutti questi progetti il GAL è coinvolto con alcune aree del territorio. E anche il progetto Tangram, che è volto a sviluppare modelli di turismo sostenibile per la valorizzazione di parchi e giardini, e il progetto Culture Recovery, che ha come obiettivo l'identificazione di progetti pilota per la conservazione e valorizzazione del patrimonio immateriale e culturale. Volevo un po' anche concludere il discorso facendovi vedere un breve video proprio realizzato nel progetto Tourism for All, che è stato recentemente premiato da Tourism for All, che è un ente per il turismo accessibile, che è stato proprio premiato qualche giorno fa, la settimana scorsa. Vediamo se parte. Sì. Provi. Noi non lo vediamo il video, dottoressa Longhi. Provi ad uscire dalla modalità schermo intero. Esatto, ora lo provi a pescare da lì. Si è tutto rallentato. Non riesco più a copiarlo. Vediamo. Dottoressa Longhi, altrimenti un'altra opzione, provi a togliere la condivisione dello schermo e riprovare la condivisione selezionando il desktop direttamente e non la finestra del PowerPoint. Ok, un attimo che esco. Non sentiamo l'audio. Vediamo. Scusi, non l'abbiamo sentita, può ripetere? Niente, adesso provo in un altro modo comunque, un attimo che proviamo. No. Il Delta del Po è una scoperta di abbracci. Tra le acque del mare e quelle di Valpa, tra le tradizioni. Allora, vediamo, Non riesco più a condividere. La barra in basso dovrebbe esserci un pulsante verde. Condividi schermo. Lo vedete adesso? Vediamo lo schermo nero adesso. Provi ad avviare il video, magari. Ecco, adesso lo vediamo. Scoperte di abbracci tra le acque del mare e quelle di valle, tra le tradizioni marinali e le usanze delle placide campagne, tra i boschi secolari e le piante acquatiche, tra le dune sabbiose e le verdi e fresche pinne. L'ultimo lembo del Delta del Po regala alla vista un paesaggio da fiamme, l'isola dell'amore, dominata da un imponente faro, al quale si giunge con un tragitto brevissimo che trasporta in un'altra dimensione. I
boschi primitivi della riserva naturale del bosco della isola, scintillano di fiori brillanti, con sentieri da percorrere a piedi, puntate mediose, e di ciliegie speciali come la Cargo Bike, da esplorare in auto, accompagnati da esperti guide ambientali. Niente, si blocca. Purtroppo la connessione magari non è stabile. Il discorso, insomma, era per concludere che per evidenziare come il turismo e il paesaggio possono e devono anche orientarsi verso un turismo accessibile e inclusivo. Grazie mille, dottoressa Longhi. Qua, se vuole, può anche fermare il video, tanto la connessione non permette di vederlo al meglio. A questo punto, visto che ci rimangono una decina di minuti prima di interrompere per la pausa di pranzo, chiedo ai corsisti se ci sono delle domande o delle curiosità da porgere ai relatori, che ringrazio nuovamente per il bel excursus che hanno fatto su una serie di esperienze e anche di prospettive, perché sia dal punto di vista progettuale proposto in ottica di gestione futura, che parte da una conoscenza specifica proposta dal professor Marz e dall'architetto Bertini, sia le attività dei due GAL, Delta 2000 e Vegal, si intuisce come la conoscenza, la consapevolezza e anche la maniera innovativa di comunicare, interagire, coinvolgere diverse dinamiche territoriali partono proprio dall'idea che il paesaggio possa essere un elemento guida di questo futuro verso un'innovazione, una riscoperta di determinati elementi territoriali. La cosa che anche lascio aperto ai corsisti e ai relatori, se ci sono delle domande, le curiosità che vogliono porsi fra loro, alla professoressa Reo se vuole introdurre un tema anche per le prossime giornate, visto che si arriverà anche alla parte in cui adesso abbiamo visto in un excursus critico dalla lezione precedente a quella contemporanea, in cui arriveremo nella prossima a guardare anche quello che sarà un po' un aspetto normativo, come gestiamo a livello anche proprio giuridico-amministrativo la questione paesaggistica in aree che magari soffrono fragilità, hanno criticità ambientali e sociali, e tutta una serie di questioni che sono di priorità anche sul banco del lavoro di pubbliche amministrazioni, tecnici e soprattutto diverse specificità come possono essere architetti, agronomi, forestali, ingegneri e via dicendo. Quindi a voi la parola, se ci sono delle cose o delle questioni che ritenete rilevanti da sottolineare rispetto anche alle diverse prospettive mostrate. Ci chiede un corsista per quale motivo, e questa è una domanda rivolta più all'organizzazione, a noi, che però visto che ci sono anche enti che trattano il turismo in forma estesa, come in ambiti territoriali molto intensi, si è parlato di ciclovie, di idrovie, però ci si chiedeva come mai la questione del turismo più legato alla scoperta del paesaggio attraverso anche la motocicletta non sia uno dei temi rilevanti all'interno della programmazione di questo sviluppo territoriale, cioè quanto pesa o quanto anche in futuro il mototurismo può essere, come il cicloturismo, un asse di riferimento, e qui mi riferisco all'ingegnere Pecoraro, alla dottoressa Longhi e ai colleghi Bertini e Marzo. Io? Sì. Ecco, noi abbiamo spento il microfono della mia collega Bertini. Ma la domanda è molto interessante. Si tratta di un turismo
abbastanza diverso da quello dei ciclisti, in quanto non necessita di sedie autonome, e questo da un punto di vista progettuale è evidentemente molto importante, mentre il motociclista può ovviamente percorrere una strada immaginata, costruita, progettata e costruita per le autovetture, con scarsi pericoli. Invece il pericolo, qualora non si abbia una sede propria per il ciclista, è molto molto ampio. In qualche modo sono però legati da una sorta di filosofia, che è quella legata alla libertà, all'idea di poter modificare il proprio percorso costantemente. Questo non è poi così vero, probabilmente la domanda arriva anche da un fruitore che ci potrà raccontare meglio, nel senso che, per quanto ne so io, i viaggi che sono organizzati molto spesso tra gruppi di amici sono progettati in base ai tempi, alle tappe alle soste, alle tappe da raggiungere. È abbastanza importante questo tipo di turismo in luoghi fortemente connotati da variazioni paesaggistiche. La pianura, sono d'accordissimo con il dottor Pegoraro, è un luogo straordinario da un punto di vista della percezione, si presta molto ad una percezione lenta, e non è un caso che l'obiettivo dei fotografi l'abbia immortalato in quelle foto bellissime che ci ha mostrato. Molto spesso invece gli itinerari scelti dai motociclisti sono itinerari con un cambiamento estremamente rapido della percezione del paesaggio, quindi luoghi legati a morfologie connotate dalla presenza di colline o di montagne sono in genere i luoghi privilegiati. Molto, per esempio, riguarda forme di turismo motociclistico che attengono a territori segnati anche da eventi drammatici, come per esempio l'Appennino, e quindi la visita a borghi abbandonati per causa maggiore, disastrati a causa degli eventi sismici, ma anche un fenomeno fortemente sentito nei valichi alpini, nel senso che è un turismo assai più presente nei territori del centro Europa, che scelgono come mete turistiche a partire dalla primavera fino all'inizio dell'autunno le zone del nord Italia, e che quindi passano attraverso i varchi alpini in determinati momenti dell'anno. È comunque molto più libero, diciamo, di muoversi, e quindi questo, a mio avviso, trasforma più facilmente il mototurista in un viaggiatore piuttosto che in un vero e proprio turista. Anche lì, ripeto, l'organizzazione esiste, ma è più legata a gruppi ristretti, che quindi si muovono liberamente sia lungo le strade, sia nella scelta delle mete, dei luoghi di sosta, e quindi anche dei luoghi in cui fermarsi per pranzare banalmente o per dormire. Ma aggiungo anch'io qualcosa su questo, semplicemente osservando che dai dati in nostro possesso circa il 90% dei 20 milioni di presenze turistiche che visitano il nostro territorio si muovono con mezzi motorizzati propri, no? E questo è un dato effettivamente molto, molto alto, insomma, ecco. Tenuto conto che il restante 10% per la stragrande maggioranza dei casi arriva in aereo, e quindi ancora una volta con un mezzo abbastanza inquinante. Adesso, al di là della mobilità di arrivo, noi ci siamo concentrati soprattutto sulla mobilità locale. Ecco, quindi non ci interessa certamente molto come il turista arriva nella località hub che poi sceglie come destinazione, ma abbiamo lavorato molto soprattutto sulle escursioni che nei giorni di residenza, che purtroppo si stanno riducendo molto, questo devo dirlo,
le vacanze sostanzialmente da una media di 10-15 giorni di alcuni anni fa si sono ridotte in alcune località, addirittura su Jesolo, faccio un esempio, il pernottamento medio è di poco più di 2 giorni. Però appunto ci interessa soprattutto la mobilità in loco, no? E un certo tipo di conoscenza, oserei dire ecomuseale del territorio, la si può affrontare con una visitazione lenta. Per certi versi anche la bicicletta è troppo rapida. Anzi, in più occasioni abbiamo visto che alcune cose non possono essere viste in bicicletta. Questo per certi, io penso che questo sia forse il principale valore aggiunto della montagna, in cui gli spostamenti in bicicletta, un po' con le biciclette elettriche, adesso sono aumentati, ma erano molto rari perché molto faticosi. E quindi c'era un'abitudine abbastanza consolidata di muoversi a piedi. Ecco, questa visitazione a piedi, quindi molto più lenta, permette un rapporto con il territorio, con la natura, anche con le persone, che in fondo è quello di cui abbiamo bisogno. Cioè, se vogliamo costruire identità, se vogliamo costruire, diciamo, dei momenti per entrare direttamente in contatto, in connessione con il paesaggio, ma soprattutto anche, insomma, con tutte le sue componenti, bisogna rallentare. E penso che si debba arrivare a un deposito in garage di alcuni mezzi. Peraltro, insomma, c'è una riflessione molto alta proprio sul futuro di mezzi di locomozione singola, no? Tenuto conto che nell'arco di qualche anno, purtroppo di più, si pensa anche a una mobilità ad idrogeno per la quale, insomma, mezzi singoli su due ruote sono certamente sfavoriti. Con questo non voglio, io sono un amante delle due ruote, quindi sfondiamo una porta aperta, però insomma forse c'è una riflessione, e chiaramente nel momento in cui un territorio si deve dare delle politiche, forse è più strategico, insomma, che pianifichi per un certo tipo di fruizione, che è quella perlomeno che noi abbiamo scelto come target di riferimento. E ripeto, non sto assolutamente sminuendo la valenza della fruizione su due ruote. Tutti noi, credo, veniamo da una generazione in cui le due ruote hanno rappresentato il momento di conquista della libertà, no? Sia nel cinema che nella letteratura l'abbiamo sempre apprezzato, insomma. Quindi è stato il sogno di tutti noi, insomma, quindi forse però è più che la mobilità su quattro ruote, è una mobilità che dovrà riflettere sul proprio futuro. C'è un'altra domanda che è posta da uno dei corsisti, e qua mi riferisco in maniera specifica ai due responsabili delle aree GAL, che condividono la peculiarità di essere in aree di recente bonifica, in maniera prevalente più quella del VEGAL che quella dell'area del GAL 2000, in cui si chiede per quale motivo i paesaggi delle bonifiche non provano anche un po' a ripensarsi, riproponendo il concetto della piantata, citando degli esempi di aree in Francia in cui l'agricoltura è divenuta leggermente più sostenibile, e soprattutto anche a fronte dell'impatto dei cambiamenti climatici. Quindi questa è una domanda che viene posta sul tavolo delle questioni, quindi il rapporto fra
aree di bonifica e cambiamento dello status quo rispetto a un ritorno o a un'introduzione, perché le aree di bonifica sono bonificate, quindi prima non c'era sicuramente la piantata. Però ci si chiede come mai questa cosa non venga introdotta a livello strutturale massivo, anche in ottiche di transizione climatica cui il futuro ci aspetta. Aggiungo subito una cosa, qui c'è un lavoro interessante, ancora una volta c'è sempre l'UAV che crea bibliografia, c'è un bellissimo lavoro della professoressa Ferrario proprio sulle piantate e sui tutori vivi, e quindi che peraltro erano il sistema di coltivazione frequente, più frequente di questo territorio. Insomma, poi l'invenzione in qualche modo del fil di ferro, no, ha cambiato effettivamente il paesaggio. E quindi questo incrocio tra i tutori vivi, che erano sostanzialmente alberi da frutto, e poi divenuti gelsi, eccetera, insomma, e la vite era un incrocio virtuoso veramente molto interessante. Anzi, tutti i fruitori del Grand Tour, quando attraversavano l'Italia, vedevano le piantate, no? E quindi questo era quello che sostanzialmente vedevano. Certamente siamo andati nel Novecento, che ci ha portato alla velocità e alla meccanizzazione. La meccanizzazione cozza contro il tutore vivo, e quindi si è andato verso pali e fil di ferro, no? Questo sostanzialmente è il percorso. Ci sono dei ritorni un po' nostalgici, un po' forse più di marketing che di sostanza. Noi stiamo sostenendo un'impresa Paladin, che sta facendo un progetto proprio per riproporre la piantata, però insomma sono piccoli esperimenti. Prima vi ho portato l'esempio di Cacorniani, anche a Cacorniani abbiamo cercato di far notare il valore di un filare di gelsi, no? Quel filare di gelsi non era solo un filare di gelsi con una finalità, diciamo, per creare un viale, ma era un filare di gelsi in quanto tutori vivi, no? Queste cose le abbiamo completamente dimenticate, quindi peraltro insomma avevo proprio intenzione, ma insomma la pandemia dell'ultimo anno mi ha impedito di organizzarlo. Volevo invitare la professoressa Ferrari a presentare questo lavoro, perché è veramente molto interessante. Peraltro ho scoperto, grazie a quel lavoro, tutta una serie di essenze che venivano utilizzate per le piantate, che alla fine potrebbero avere anche una valenza in sé. Stiamo facendo un progetto, ad esempio, con l'Istituto Agrario di Portoguaro, proprio per riprendere alcune coltivazioni autoctone, e abbiamo scoperto che alcune, ad esempio, tutori vivi erano fatti anche con ulivi nel nostro territorio, cosa abbastanza sorprendente quando lo abbiamo scoperto, insomma. Quindi è un modo per creare biodiversità, e peraltro anche questo è uno delle linee di finanziamento del futuro PSR. Quindi sì, siamo assolutamente in linea, molto bello. Certamente rallenta le operazioni in campo, insomma, ecco, e questo peraltro, ecco, chiudo dopo, è un elemento di riflessione doppio, no? Perché molto spesso, e sempre più spesso, e non solo da noi ma in assoluto, il vero imprenditore agricolo non è più il proprietario dei terreni, ma è di fatto il terzista che lavora per il proprietario immobiliare del terreno, no? E il terzista non ha né questo tipo di sensibilità, né anzi alcun interesse ad alcun tipo di intervento nelle coltivazioni che rallenti l'operazione di raccolta, no? E questo è una cosa che è molto interessante, cioè, ed è un elemento importante di cui tener conto, insomma.
scusate la lunghezza della risposta, però sono temi veramente belli. Posso dire una parola anch'io, insomma, su questa questione delle bonifiche? No, è un tema di cui si sta parlando e sta uscendo, nel senso, ovviamente sono tematiche che devono emergere dal territorio prima di trovare un'evoluzione e quindi però, per esempio, mi viene da pensare, insomma, in questo periodo anche tutta l'area del Mezzano, che è un'area molto vasta, un territorio di bonifica agricolo vastissimo nell'area del Delta del Po, in cui se uno va in una strada non sa in che strada è, perché è tutto uguale a se stesso, sempre uguale. Il parco ha acquistato una parte di terreno che era stato bonificato non tanto per la piantata, ma quanto per riallagarlo, per riportare quelle che erano le valli da dove erano all'inizio, quindi per riportare quella che era la percezione di un altro tipo di paesaggio che era in passato, e aumentare ovviamente la biodiversità, la bifauna e tutto e quant'altro poi ci ruota attorno. Quindi c'è un piccolo barlume di sensibilità anche in questa direzione, però insomma, come tutte le cose, ci vuole un po' di tempo per realizzarlo, ma c'è questo sentore di riportare quello che era bonificato, riportarlo alla natura. Grazie mille delle risposte. Chiudo con l'ultima domanda flash, proprio per tutti, perché poi dopo dobbiamo fermarci per la pausa per non spostare troppo anche il pomeriggio e le attività, in cui chiedono come si pongono gli attori turistici con la problematica dell'imposizione, tra virgolette, industriale diffusa di dover effettuare le ferie in uno specifico periodo dell'anno, e come questo può impattare anche su il sovraccarico, come magari avviene già naturalmente in aree già difficili da gestire o con non preparate a supportare una massificazione e una densità così ampia in un periodo così ristretto dell'anno. Domanda interessantissima, veramente molto interessante. Per il nostro territorio che vede il turismo come un'attività vera, un'attività industriale, chiamiamola così, cosa triste, perché poi alla fine per certi versi alla lunga forse porta anche a uno snaturamento del fenomeno turistico, ma comunque non solo vedono una problematica le ferie concentrate, ma vedono una problematica anche le scuole, no? E gli imprenditori turistici non vorrebbero neanche che iniziassero le scuole dovrebbero iniziare a ottobre, novembre o anche mai. No, quindi figuriamoci qual è questa esigenza. Dall'altro punto di vista invece c'è anche il fenomeno opposto, cioè molti imprenditori turistici invece vogliono massimizzare il profitto proprio solo ed esclusivamente nei mesi di luglio e agosto, e pianificano le loro attività dell'industria turistica con un picco che è appunto costituito da luglio e agosto, e con due percorsi di accelerazione e di frenata che sono da Pasqua e poi il mese di settembre. Il mese di settembre è un periodo di decelerazione che è connesso un po' all'inizio di lavori di chiusura, smantellamento, e che è comunque vincolato dal tempo. Pasqua è invece vincolato dalla possibilità di alcune, purtroppo sempre più frequenti, problematiche di tipo climatico, no? Che si stanno allungando. Prima erano sostanzialmente nel periodo novembre-dicembre, con qualcosa che accadeva intorno a febbraio. Ora purtroppo alcune mareggiate arrivano ad interessare anche aprile e addirittura anche maggio. Però alcuni imprenditori proprio vogliono questo tipo di organizzazione, per cui assumono le persone in quel periodo e esprimono la massima potenzialità in quel periodo, fanno gli acquisti per quel periodo,
e non gradiscono diluire troppo, perché diluire troppo, allungare troppo la stagione, per alcuni operatori rappresenta un costo, no? E quindi anche solo andare alla pari per alcuni imprenditori rappresenta un problema, cioè a questo punto stanno a casa, quindi molti imprenditori preferiscono usare l'inverno per fare le vacanze altrove, per riposarsi, eventualmente per viaggiare, per imparare in alcuni casi, alcuni notano, cioè vanno a fare turismo, ma per loro è il loro lavoro, quindi significa anche studiare la concorrenza, e quindi sì, questo è un percorso. A volte in qualche modo compensano con delle attività complementari, quindi magari l'imprenditore che ha anche un'azienda agricola, ad esempio, o anche un'attività manifatturiera, e viceversa, sì, magari può diciamo, essere interessato, motivato a mantenere anche l'attività turistica in periodi di non alta stagione, insomma. Quindi è un problema che può essere visto in entrambi i modi. Queste sono scelte comunque alla fine personali. Certamente si va verso delle vacanze sempre più brevi, sempre più, quindi fuori dalla stagione, sono brevissime e sono legate al weekend. Quindi c'è anche il problema per alcuni imprenditori di tenere aperta un'attività che funzioni solo il fine settimana, anche con le problematiche poi di reperire forza lavoro, che non è così scontato, insomma, accendere e spegnere le macchine non è mai facile. Ma se può essere utile, Filippo, io penso la domanda sì sia molto interessante, le modalità di risposta sono tante, forse un quadro storico può essere utile. Diciamo che il turismo di massa nasce con la taylorizzazione del lavoro, prima di quello non c'era mai stato, e nasce con le rivendicazioni dei diritti dei lavoratori che prima, ricordiamocelo, no, non avevano ferie. Questa è una questione da un punto di vista di civiltà, no? E dell'essere tutti noi dei cittadini estremamente importanti. Noi oggi godiamo di questi diritti perché ci sono stati lavoratori che prima di noi, tanti, tanti decenni fa, si parla della fine dell'Ottocento fino ai primi decenni del Novecento, non avevano diritto alle ferie. E quindi la concentrazione in realtà si è già molto diluita, perché i modi di fare le ferie sono completamente cambiati, proprio perché è completamente cambiata l'organizzazione del lavoro nel settore industriale. Poi ci sono delle scelte che sono sia culturali che politiche. La Francia, per esempio, ha compiuto delle scelte molto diverse circa l'organizzazione dell'anno scolastico, perché loro hanno dei periodi che si inframmezzano al corso dell'anno, in cui le scuole sono chiuse e le famiglie possono viaggiare, quindi in momenti diversi da quelli canonici del Natale e dell'estate, con i propri figli e con i propri congiunti. E questo mobilita, da un punto di vista meramente economico, un dinamismo nel territorio, un francese, perché la mobilità è molto spesso legata al locale, come diceva prima il dottor Pegoraro, che è estremamente importante per lo sviluppo sociale, ma anche economico, di quei territori che si chiamano oggi aree interne, che un tempo, che oggi io preferisco chiamare marginali da un punto di vista geografico, politico, dell'accessibilità economica e così via. Penso che si stia molto, ma molto trasformando, quindi quella concentrazione io non la leggo più così forte. Certo, c'è una questione anche di rappresentazione. Le fotografie che ci mostrava prima Pegoraro sono delle fotografie che raccontano anche della bruma, raccontano anche di momenti dell'anno in cui noi per amare dobbiamo prima rappresentare e fare conoscere. Quindi l'autunno, per esempio, è un momento straordinario per la visita di quei luoghi. Alcuni l'hanno saputo fare molto meglio prima di noi. Penso alla dimensione del fenomeno turistico nel New England, dove l'autunno è il momento in cui tutti sono presenti proprio per questa straordinaria questione
questione del foliage, e non è detto che in realtà noi italiani, essendo, come dire, avendo alcune aree estremamente ricche di vegetazione, non si possa ragionare nella direzione di far apprezzare altri momenti, l'autunno. Certo, l'organizzazione dell'anno scolastico è estremamente importante. Io ho frequentato le scuole elementari a Bologna, mi ricordo che noi facevamo la settimana scuola pubblica, settimana bianca e settimana verde. Per una settimana noi stavamo in campagna e facevamo scuola in campagna, cioè dormivamo lì, avevamo delle aule di scuole abbandonate, andavamo a trovare i contadini, eccetera. Quindi anche la dimensione del turismo scolastico in quelle aree che abbiamo visto oggi del Delta del Po e dell'area del Veneto orientale, in realtà immagino stiano già lavorando molto su questa dimensione del turismo scolastico. Grazie mille, professor Marzo, credo che ci abbia dato una panoramica anche che giustificava e chiudeva un po' il discorso, e anche per chiudere con un rilievo storico, storiografico, culturale, il discorso che abbiamo iniziato a tracciare questa mattina. Io rinnovo il ringraziamento a tutti coloro che hanno preso parte a questa interessantissima discussione attorno ai cammini, al paesaggio, agli itinerari, e per i corsisti vi ricordo che ci vediamo nel pomeriggio fra esattamente un'ora, quindi più o meno siamo riusciti a non sforare troppo rispetto al ritardo acquisito qui, 10-12 minuti del mattino, quindi siamo stati anche, devo dire, molto bravi, quindi ringrazio ancora i relatori per la puntualità negli interventi e al momento ci salutiamo e speriamo, come ha detto Pegoraro, di rivederci presto di persona, anche perché questa è una situazione, speriamo, transitoria e che sta andando gradualmente verso la sua diluita conclusione. Quindi ancora grazie a tutti e buon pranzo. Grazie. Grazie, arrivederci. E buona prosecuzione. Arrivederci. Grazie ancora, arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.